Il nome della nuova sfida che stiamo cercando di lanciare sarà Italia Viva. Il partito novecentesco non funziona più. E allora c'è bisogno di fare una cosa nuova, allegra, divertente, che mette al centro i valori, eh? Cioè, dico allegra e divertente perché voglio evitare i litigi, la noia, la quotidiana divisione. Bentornati all'Aria che tira, un partito allegro, divertente, che faccia entusiasmare, insomma, allegria, come avrebbe detto Mike. Scherzi a parte, è svelato il mistero sul nome del partito di Renzi, si chiama Italia Viva, ma restano però molti altri interrogativi, quelli principali sono due: perché lo fa e perché lo fa adesso, e aiuterà il governo o lo indebolirà? Interrogativi non da poco, ma oltre ai dubbi abbiamo anche alcune certezze. Da una parte il PD, che è rimasto spiazzato perché si aspettava la scissione, ma certo non così presto, e dall'altra Matteo Salvini, che ieri da Bianca Berlinguer ha finto indifferenza. Sentiamolo. Guardi, la mia vita cambia men che zero con la scissione di Renzi, eh? Ma lei si vede gli italiani che oggi sono tornati a casa stasera alle 8 dopo una giornata di fabbrica, di lavoro, di negozio, di scuola, di ospedale, di azienda, di curricula senza risposta, e vedono che come prima notizia del TG1 c'è la scissione di Renzi? La reazione dell'italiano medio, dei miei genitori, è: ma chi se ne frega? Allora, Salvini dice: la mia vita cambia zero, chi se ne frega. Invece no, la sua vita cambia perché i due Mattei hanno bisogno uno dell'altro. Si sono scelti come nemici per prendersi il centro della scena, ben sapendo che sono i due leader più carismatici su piazza. Il rischio però è sempre lo stesso: nella politica di oggi senza carisma non si vince, ma di troppo carisma si rischia di morire. Sigla. C'è bisogno di fare una cosa nuova, allegra, divertente. Buonasera. Buonasera. Io ho fatto un'operazione di palazzo. Non farò nessuna scissione. Fa la scissione. Machiavellica, direi. Non chiedete a me giudizi su Renzi, per favore. Italia Viva non è un partito, è una casa. Se perdo il referendum, lascio per sempre la politica. Eccolo qua. Io sento il bisogno, da Boy Scout di provincia, di rimettermi lo zaino in spalla. Ancora una volta sorpreso. Soprattutto i suoi. E di ripartire da zero. Dobbiamo avere dei partiti personali. Bandiera rossa non sarà mai il mio canto. Today is a big problem. Se devono cantare Bandiera rossa è meglio che ci sia D'Alema. Come avete chiuso? La ditta non mi riconosceva come uno dei suoi. Forse ha un ego leggermente ipertrofico. Un po' ci ho anche sofferto. A Milano si dice faccia di tolla o faccia di bronzo. Ma quando ti senti allontanato. È abbastanza incomprensibile. Tu ti dici: ma tu vuoi staccare la spina? Caspiterina, l'ho messa io dentro la spina. La parola di Renzi è abbastanza... No. Questa legislatura va al 2023. Questi hanno già appena cominciato e già si dividono dopo una settimana. Certo che Renzi va tirato un bel pacco allora. No. Questo, diciamolo chiaramente, il day after dalla quella che alcuni hanno definito la Renxit, perché insomma è l'uscita di Renzi al PD molto annunciata e adesso è arrivata. E questa cosa non è una cosa da poco, perché cambia il panorama politico da una parte e dall'altra, a mio parere. Ne parliamo questa mattina con molti ospiti importanti. È arrivato a trovarci Giorgio Gori, era un bel po' di tempo che non lo vedevo. Sono molto contenta di averlo qui. Come ben sapete, è il sindaco di Bergamo, ma in molte altre cose ha avuto una prima vita, ha avuto una grande passione per Renzi. In questa fase però è abbastanza critico, se ho capito bene, con quello che Renzi ha fatto. Ho letto un suo tweet abbastanza critico, no? Sì, poi ne parliamo. È arrivato a trovarci Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato.
di questo periodo, l'ho soltanto beccato nelle stradine, nelle piazze vicino al palazzo, finalmente è tornato a trovarmi. Di solito la devo far rincorrere dai miei inviati. No, sono sempre disponibile. Sempre disponibile. Allora, è arrivato a trovarmi, collegato con noi da Milano, Peter Gomez, direttore del Fatto Quotidiano. Grazie Peter per essere con noi in questa giornata, devo dire, importante. È arrivato, non so se ancora mi senta, il direttore della stampa Maurizio Molinari. Non mi senti ancora, ma mi sentirà a breve, ne sono certa. E poi collegati con noi ci sono da una parte Ludovica Ciriello davanti a Palazzo Chigi, che ora ci aggiorna su questa mattinata intensa nei palazzi, e poi c'è sempre l'Italia, l'Italia che aspetta le risposte, l'Italia della Whirlpool, che noi, come ben sapete, non molliamo mai. Vedo già Milluzzi pronto con i lavoratori. Ludovica, parto da te. Che succede? Sì, Mirta, perché come dicevi tu, qui alle 10 è iniziato un incontro con i tre sindacati, con Anna Maria Furlan, con Carmelo Barbagallo e Maurizio Landini, quindi CGIL, CISL e UIL, con il presidente Conte, e a questo incontro partecipano anche il ministro dell'economia Roberto Gualtieri e la ministra del lavoro Nunzia Catalpo. Perché è importante specificare chi partecipa a questo incontro? Perché lo ricordiamo, ai tempi del governo giallo-verde, il precedente governo, uno dei motivi di inquietudine all'interno della maggioranza fu che anche Matteo Salvini, ex ministro dell'interno, decide di incontrare i sindacati. Quindi oggi è un modo per riavvicinarsi con un approccio più istituzionale, con i ministri diciamo ritenuti competenti, e ricominciare a parlare con i sindacati. Questo è un incontro voluto e richiesto proprio dalle tre sigle al momento dell'insediamento del nuovo governo. Si parlerà di manovra e di tutto quello che nella manovra dovrà riguardare il lavoro. Iniziano già a traperare le prime indiscrezioni. Conte ha aperto dicendo che bisognerà abbassare le tasse sul lavoro, partendo da una forte lotta all'evasione per trovare finanziamenti. Anche il ministro Gualtieri invece ha parlato di un orizzonte triennale che è fondamentale per riuscire a cambiare davvero qualcosa nel mondo del lavoro. Mi questo incontro però a breve dovrà Romeo, finire perché pensando, riunione al Viminale, alla flat tax, dice, ma che mi sta capitando qua, cambia tutto. No, finalmente possiamo dire che Conte ha capito, dopo che Salvini aveva incontrato i sindacati, che c'erano anche i sindacati in Italia, le parti sociali, perché Conte per un anno non aveva incontrato nessuno, e né tantomeno i ministri competenti dei 5 Stelle, cioè i sindacati e le parti sociali venivano considerate un qualcosa che doveva stare al di fuori dell'attività politica. Invece grazie a Salvini sono rientrati a Palazzo. Grazie a Salvini sono rientrati giustamente a Palazzo, è così che è andata. Va bene. Meglio tardi che mai, insomma. Ludovica, prego, finisci di dirci, così poi arrivo agli altri ospiti. Perché per rispondere a quello che diceva Romeo, il presidente Conte ha proprio iniziato questo incontro dicendo: per me l'ascolto delle parti sindacali e delle parti sociali in genere, dal minuto uno di questo, anche del precedente governo, è stato sempre molto importante. Quindi ha detto una cosa differente da quella che ha detto in questo momento il senatore Romeo. Però volevo dirti che, scusa un attimo, Ludovica, fermati un istante, vedo Milluzzi è con i lavoratori della Whirlpool a Napoli. Che succede, Andrea? Sì, Mirta, buongiorno, stiamo seguendo i dipendenti della Whirlpool che avranno adesso un'assemblea molto molto importante, perché Mirta, questa vertenza che va avanti da 5 mesi, che noi stiamo seguendo, ha avuto ieri un esito inaspettato e molto grave, nel senso che al tavolo convocato al Mise dal ministro Patuanelli, l'azienda, la multinazionale Whirlpool, ha annunciato che da oggi avvia la procedura di cessione dello stabilimento di Napoli. Quindi Napoli non produrrà più lavatrici, secondo la multinazionale americana, e verrà ceduta a un'azienda svizzera, con sede svizzera in realtà, ma diciamo con i padroni italiani, che invece produrrà componenti refrigeratori. Questa è una soluzione che i lavoratori non vogliono. I lavoratori vogliono che Napoli... Non ci stanno assolutamente, non vogliono assolutamente mollare le lavatrici, anche perché Mirta, effettivamente questa azienda, la PRS, l'azienda svizzera che comprerà questo stabilimento, diciamo è un po' misteriosa, nel senso che... Non esiste la PRS, è un fantasma. Questo è quello che penso. Purtroppo perché ne abbiamo online viste già parecchie informazioni, noi abbiamo che poi non mantengono. Ha dichiarato che comunque priorità è il lavoro al sud, ma ha iniziato bene il governo, la priorità è il lavoro al sud. Dove sta questo lavoro? Ancora deve iniziare, già sta scappando il lavoro al sud. Ecco, questi sono un po' gli anni, appunto, perché ti dicevo, la PRS contattata anche da noi non fornisce indicazioni su cosa, su quanti stabilimenti abbia, per esempio quanti dipendenti abbia, ha assicurato il mantenimento di livelli occupazionali. Andrea, torno da te, mi pare che questo inizio di puntata sia plasticamente esaustivo, nel senso che da un lato c'è la politica, i palazzi, i partiti che si formano, si scindono, e poi ci sono queste questioni
ormai antiche, perché io è un anno che mi occupo di questa vicenda di Whirlpool, che invece sono lì in attesa di una risposta. Vedo che è arrivato a trovarci da Milano anche Francesco Borgonovo, firma della Verità, che ha appena dato alle stampe un libro che si chiama Adam, che è la storia di un migrante. Poi ci arriveremo anche sul libro di Francesco. E poi saluto, e credo che adesso mi senta, Maurizio Molinari, il direttore della Stampa. Benvenuto Maurizio, grazie di essere con noi in questo day after all'italiana, diciamo. Allora, voglio partire da Giorgio Gori, perché appunto ho citato un suo tweet, che adesso mi è arrivato sul tavolo, che dice questo: il destino del progetto di Renzi dipende da noi, la sfida è sull'agenda riformista, innovazione, competitività, semplificazione, sostenibilità, inclusione sociale, ogni passo indietro del PD li regalerà spazio. Li voglio bene, ma vorrei proprio evitare di spianargli la strada. Quindi lei cosa mi sta dicendo? Che tutte le cose che Renzi sta evocando in queste ore sono cose che possono essere fatte all'interno del PD? Io penso di sì. Io penso che Renzi faccia una scommessa politica, al di là di tutti gli aspetti di carattere personale su cui ho letto tanti articoli anche stamattina. Fa una scommessa politica sul declino del Partito Democratico. Se voi pensate cosa è successo in Francia, Macron ha fatto una cosa abbastanza simile, un'iniziativa anche lì molto personale, che ha avuto successo in ragione del fatto che i socialisti francesi si sono consegnati ad una collocazione marcatamente di sinistra, molto tradizionale, statalista. E quindi en masse è diventata quella roba lì, però è arrivata molto prima. Quindi quello che dico è dipende da noi, cioè lo spazio politico che può avere Renzi, che ovviamente non è Macron, non è nuovo come Macron, forse non è organizzato come invece si è ben organizzato Macron quando è partito col suo progetto, dipende molto dal Partito Democratico. Siccome io sono un sindaco del Partito Democratico, è un ragionamento che faccio ai miei compagni di partito. Da solo di partito. Meno se noi pensiamo di andare... Cioè, non ho capito. Ho detto che è meno organizzato perché non ci sei più tu, Giorgio. All'inizio c'era Gori ed era meglio organizzato. Avrei voluto Renzi aiutarlo su quel fronte lì, ma non ho avuto tanto spazio. Dicevo, questo è un tema, tra l'altro, è una delle cose che ci dicono la natura di Matteo Renzi, però va bene, insomma, è troppo lunga. Sì, ma non so se è tanto interessante fare qua un discorso sulla natura di Matteo Renzi, sul suo carattere, sul suo oggi bisogno. Oggi si è pulito che parte dicendo questo, la natura dello scorpione Matteo Renzi. Sul suo Renzi bisogno di essere ai vertici di un'organizzazione, quale che sia. Io hai detto in apertura che sono critico, mi dispiace una cosa, devo dire, noi abbiamo condiviso una scalata democratica al Partito Democratico qualche anno fa, ovviamente lui era la testa di serie, il frontman, però insomma ci si è portato dietro tante persone che hanno creduto in un rinnovamento del partito e sono riusciti attraverso le forme della democrazia che quel partito ancora pratica, per fortuna, quindi le elezioni primarie, a guadagnarne la segreteria. E tante volte ha ripetuto a noi in pubblico che chi perde in queste contese democratiche non va via con il pallone. A me pare un po' così invece in questo caso, cioè questo è un momento in cui certamente Matteo Renzi non ha il pallino, non ha il controllo, la segreteria del Partito Democratico, anche se sappiamo che ha una voce molto importante nei gruppi parlamentari. E non ci sta bene nel partito. E non gli sta bene. Allora, e dice, questo comanda la ditta, io sono un estraneo e vado da un'altra parte. In realtà, secondo me, è più interessante il ragionamento politico che ho cercato di cogliere, poi ammesso che io abbia ragione. Vorrei sentire su questo sia Maurizio Molinari che Peter Gomez, perché io sono partita dicendo la grande domanda è perché lo fa e perché lo fa adesso, perché sono due le questioni. Una appunto è lo fa perché è la sua natura, perché se lui non è lui a comandare non ci sta bene in un partito, e perché questa accelerazione così forte? Maurizio Molinari, Peter Gomez. Ma lo fa innanzitutto perché lo può fare, i numeri glielo consentono, avere 25 deputati ma soprattutto 15 senatori significa poter avere un'ipoteca seria su qualsiasi decisione dell'attuale maggioranza. Quindi dopo aver avuto l'iniziativa che ha portato alla nascita del governo giallorosso, trovando una inedita convergenza con Beppe Grillo, gioca la seconda carta che è quella dei numeri che sono a suo favore. Il Presidente del Consiglio Conte non potrà far passare nessun provvedimento senza l'avallo di Matteo Renzi e dei suoi 15 senatori. Quindi farà vino di tacco? Perché? Quindi lo fa perché ne ha...
di fatto poteva farlo e ha giocato la carta. Il punto vero è qual è lo scenario che si apre. E qui è molto interessante, Mirta, perché ci sono due scenari paralleli. Uno ha a che vedere con la possibilità che nasca, in un'ottica parlamentare innanzitutto, un'aggregazione di centro, attivando magari dei fuoriusciti da Forza Italia o da altre componenti. Ma attenzione, l'altra ha a che vedere la dinamica fra il PD e i 5 Stelle, che in realtà è il vero progetto di Beppe Grillo, perché una volta che si toglie Renzi al PD, probabilmente l'aggregazione fra queste due forze, chiamiamole di centro-sinistra o progressiste, potrebbe essere accelerata. Allora, questo è molto interessante, cioè un PD derenzizzato, ci sta dicendo Molinari, è molto più possibile che si possa fare un'alleanza reale e politica e definitiva con 5 Stelle. Devo sentire Peter, devo arrivare anche a Borgonovo e Romeo, però c'è una notte romana che è molto interessante farvi vedere, perché è stata una notte romana piena di incontri, sia sul fronte PD che sul fronte 5 Stelle, guardate. Buonasera, Daria, che tira? La mossa di Renzi come la valutate? La mossa che è un arrocco spagnolo. Vi preoccupa, insomma, questo scossone che ha dato Renzi alla maggioranza? Sì, Matteo. Nell'Italia dei due Mattei è ora Renzi a dare filo da torcere al Movimento 5 Stelle. La notte appena trascorsa ha visto l'inizio di una guerra tattica fra i pentastellati e i renziani. I primi ieri sera asserragliati a Montecitorio per valutare il da farsi dopo la prova muscolare dell'ex segretario PD. Mentre qui nel centro di Roma, in un'abitazione privata, c'è la cena dei renziani. Ecco Matteo Renzi. Salve. Il compleanno di Lucia Annibali. È stata una cena per contarvi. E non abbiamo mangiato, non ce n'è più a mangiare. Sì, certo che è il battesimo di Italia Viva. Sì, ora si fa. Penso che già lo sapete. 25 e 15, questo a poco ci siamo, sì. O numero più, numero meno, quelli siamo. La luna di miele del Conte Bis già è a rischio. I pentastellati riuniti nella notte romana non sembrano aver preso benissimo l'accelerazione renziana. Ministro, buonasera, alla 7 lei che tira. Su questa scissione di Renzi siete preoccupati per la tenuta della maggioranza? No, assolutamente, sia perché lo ha detto anche Di Maio, ma anche lo stesso Renzi. Cioè, Di Maio ha detto un problema del PD, ed è vero. Secondo me, io ripeto, non credo che cambi nulla, perché sarebbe talmente un controsenso andare avanti sul governo e poi di fare questi tipo di scissioni. Il carro renziano ormai è partito e a bordo non ci sarebbero solo gli ex PD. E siamo molto contenti. C'era Lucia Annibali, che è, se non sbaglio, un'esponente eletta nel Partito Democratico. È stata una cena per contarvi? Abbiamo festeggiato Lucia. C'era nessun esponente del PD, però. Arrivederci. Ciao. Capito, caro Peter, a Roma c'è traffico di giorno e di notte, caro mio. Era il compleanno di Lucia Annibali, ma a noi c'è parsa una cosa diversa. Peter. Ma l'interrogativo è: quanti senatori avrà Matteo Renzi in Senato? Sono 15, come dice lui, o alla fine saranno 6 o 7? E quindi terranno il governo sul filo, ma non riusciranno a farlo cadere. Perché se così fosse, l'avventura politica di Matteo Renzi non avrà grande respiro. E noi a oggi non sappiamo esattamente quanti senatori sono. Non credo di rivelare quello che mi dice una fonte. Tommaso Cerno, il mio amico ex condirettore di Repubblica, stamattina mi manda un SMS dicendo: io resto nel Partito Democratico. Oggi i giornali lo davano tutti con Renzi. È vero, hai ragione. Quanti anche sono? Ieri. Quanti sono? Domanda, quanti sono? Lo vedremo, perché immagino che adesso scatterà anche da parte di Conte e del Partito Democratico quello che si fa in questi casi. Quella cosa brutta che si vede in politica: resta con noi, io ti offro questo e quest'altro. Perché vedete, la prospettiva di Renzi ha una difficoltà. Al momento non hai voti.
Tutti i sondaggi lo danno bassissimo e Renzi purtroppo è più impopolare di Silvio Berlusconi. Ha una serie di fan molto forti con lui, ma nessuno quasi sui territori lo sta seguendo. Mm. I sindaci, a parte Gori, sono praticamente tutti fuori. Che senso allora, a parte Gori? Ma Gori non sta con lui. No, a parte Gori, tutti gli altri più importanti sindaci, cioè, dei sindaci dichiarano Gori. Che non stanno con lui. È difficile. Non solo è Gori. Oltre Gori. È difficile fare qualcosa che sia diverso da una manovra di palazzo come dichiara lui. Anche perché voi non avete mandato in onda, perché non c'era il tempo, la parte iniziale dell'intervista di Bruno Vespa, che inizia e dice perché fa questo partito? Perché chi crede nella politica avrà una casa, senza parole. Allora, va bene, mi sembra molto negativo il giudizio di Gomez sull'avventura di Renzi, palesemente. Su questo tema dei senatori è un tema importante, perché come diceva prima Maurizio Molinari, io ho citato Ghino di Tacco, molti di voi lo ricorderanno, era il nom de plume con cui si firmava Bettino Craxi, quando appunto col suo Partito Socialista riusciva a decidere le sorti dei governi, pur avendo una percentuale piccola in termini elettorali, però facendo una politica molto astuta e spregiudicata. Borgonovo. Sì, con la differenza che Renzi non è Craxi, per quanto ci provi e gli piaccia. Secondo me ha detto una cosa molto interessante prima Gori, che non ha bisogno di aggiungere altro sulla psicologia di Renzi, cioè dire Renzi vuole stare al comando di una struttura qualunque essa sia, gli piace fare questo, e in questo è bravissimo, cioè si è visto in questi mesi. Poi come faccia a spiegare ai suoi elettori eventuali, no? E a quelli del PD che l'hanno sostenuto, per quale motivo prima ha spinto il partito a fare un'alleanza contro natura con i 5 Stelle, poi una volta che l'alleanza è fatta se ne va e va a fare il suo giochino, no? Come Jerry Calava, dove vivere da solo, no? Questa roba qui sembra, cioè il livello più o meno è quello anche dell'intervista a Vespa di ieri. Tutto il suo progetto, tutta la sua costruzione ha un unico problema, che è quello che diceva Peter Gomez, cioè se tu vai a votare Matteo Renzi sparisce, è già sparito una volta. Voglio arrivare a Massimiliano Romeo, mi tocca anche un po' difendere Renzi da giornalista, perché penso che senza Renzi ci annoieremo tutti moltissimo, perché è l'uomo delle mosse a sorpresa. Cioè, eravamo tutti ieri entusiasti, inutile negarcelo. Detto questo, però, vediamolo un pezzetto dell'intervista a Vespa, che se no la citiamo, invece facciamo un omaggio a Bruno Vespa, alla sua intervista a Renzi, ne vediamo un pezzettino e poi arrivo da Massimiliano Romeo, che non farà finta come Salvini che non gli interessa, perché in effetti invece sti due Mattei, secondo me, c'è qualcosa che li lega, adesso lo vediamo. Sì, io ho fatto un'operazione di palazzo, machiavellica direi, e siccome ho lavorato a Palazzo Vecchio, per me Machiavelli è un grande. Nel gioco di palazzo mi davano tutti per morto. Si è avvicinato Salvini, era convinto che Leone fosse morto, e adesso non lo racconta lui cos'è successo, perché la zampata se l'è presa. Allora, faccio presente a Massimiliano Romeo, che mi capirà al volo, che nell'intervista di Renzi l'impianto politico dell'intervista era un pezzo naturalmente sull'uscita dal PD, mi sento un intruso, ma l'altro pezzo importante è la mia vera battaglia, è quella contro Salvini, la voglio fare nelle piazze, nelle scuole, nelle fabbriche, il mio nemico è Matteo Salvini, dando un grande ruolo a Matteo Salvini. E faccio sempre notare a Romeo che in tutti i discorsi pubblici di Salvini Matteo Renzi è sempre il bersaglio. Ma non è che i due Mattei con questa politica, e sono molto bravi a comunicare tutti e due, si tengono in vita l'un con l'altro e si rafforzano l'un con l'altro? Ma io non penso che Matteo Salvini abbia bisogno di avere dei nemici per poter stare in piedi. La Lega è una forza di territorio, è una forza che parla con la gente, lontana da tutti questi giochi e queste manovre di palazzo, su cui Renzi è assolutamente abilissimo e gli va dato merito, perché questo è abbastanza evidente e chiaro. Noi siamo più invece vicini a quelle che sono le nostre proposte, cioè quello che molti non hanno capito è che la Lega oggi viene votata, e visto che i sondaggi la confermano, nonostante tutto quello che sia accaduto e le critiche che si potevano fare o quant'altro, al 34%, è un movimento che
non è un movimento di protesto che va contro qualcuno, è un movimento di proposta, cioè noi guardiamo al futuro del nostro paese. Noi siamo per un'Italia con l'attenzione al tema della famiglia. Prima guardavamo il caso della Whirlpool, io glielo dico, Mirta, perché succedono queste cose in Italia? Perché oggi la globalizzazione, quello che viene portato avanti a tutti i costi anche in Europa, è questo mondo dove i fondi di investimento, le multinazionali sono quelle che comandano, che creano lavoro dove vogliono, che pagano le tasse dove vogliono e se ne fregano altamente dell'ordine sociale e dei lavoratori che ci sono nei vari stati. E noi ne paghiamo le conseguenze. Se non torniamo a difendere la figura dell'imprenditore, di quello che era vicino ai cittadini, che dava lavoro, che garantiva l'ordine sociale sul territorio, se noi non stiamo attenti al mondo degli artigiani, che sono quelli che davvero hanno questo che davvero muovono l'economia e hanno fatto la fortuna del nostro paese, questo paese non andrà avanti, non saranno le logiche di palazzo, i giochi di potere, i sistemi elettorali proporzionali, un po' maggioritari, che cambieranno lo scenario. Oggi la vera battaglia è questa e la gente ha capito che la Lega di Matteo Salvini è una Lega vicino alle vere istanze del territorio e non a tutte queste grandi cose, questi grandi discorsi che sentiamo, ma che sono lontani, anni luce, allora, da quella che era la realtà voglio quotidiana. Voglio sentire Gori e poi voglio sentire da Molinari se questo discorso di Romeo lo convince. Stavo ascoltando Romeo, mi chiedo cosa abbia fatto nei 14 mesi in cui ha governato la Lega per quegli imprenditori e per quegli artigiani. Per me assolutamente niente, basta andare a parlare con gli imprenditori e gli artigiani. Io vivo in una regione molto produttiva e vi garantisco che sono stati assolutamente scontenti dell'esperienza di governo e non perché soltanto c'erano i 5 Stelle come componente essenziale di quell'esecutivo, ma perché anche la Lega con le sue proposte non è andata mai... Però è quello che la Lega è riuscita a fare, questa, a dire tutte le volte ci hanno bloccato 5 Stelle. Noi esattamente. Questa era la scusa. La seconda cosa che volevo dire è rimarcare l'osservazione di Peter Gomez. Ci sono forse 40 tra deputati e senatori che vanno con Matteo Renzi, ma sul territorio, che io sappia, non si sta muovendo quasi nessuno. I sindaci che hanno per propria vocazione l'essere maggioritari, perché dobbiamo essere, per vincere, dobbiamo andare oltre il 50%, non si muovono e pensano anzi che un partito che voglia cambiare l'Italia non può essere un partito minoritario e di carattere personale. Terza osservazione. Renzi parla di manovra machiavellica, allora io voglio essere così un po' maligno. Io credo che lui abbia fatto bene a aprire il ragionamento sull'alleanza con i 5 Stelle, perché davvero io credo che il rischio per il Paese fosse mortale, cioè quello di andare incontro ad una uscita dall'Europa nei fatti, a partire da scelte di bilancio totalmente incompatibili con il quadro di compatibilità europea. Quindi quell'apertura ha consentito oggi la nascita di un esecutivo. Però potrebbe essere stata anche una manovra un po' machiavellica, nel senso che consegnare il Partito Democratico alla collaborazione con i 5 Stelle apre degli spazi se il Partito Democratico interpreta questa collaborazione in modo non episodico, nel senso che io credo che questo sia un governo necessariamente a termine, magari 3 anni sono un termine, abbiamo degli obiettivi rilevanti a partire dall'evitare manovre economiche che impoveriscano il paese, ma io sento troppe persone nel mio partito immaginare che questa sia invece un'alleanza potenzialmente strategica, perché quello presuppone una contiguità di valori e di scelte politiche, esatto, che secondo me sarebbe mortale e che aprirebbe grandi spazi all'iniziativa di Renzi. Questo punto che ha posto adesso Giorgio Gori è un punto importante. Ieri, a proposito di fonti, ho parlato con molte delle persone che andranno via con Matteo Renzi e la giustificazione era: nel partito circola l'idea che l'alleanza con i 5 Stelle diventi permanente e diventi un grande partitone di sinistra, giustizialista, contro il capitalismo, contro il progresso, contro le infrastrutture, insomma questa roba qui circola. Era solamente fare una precisazione, sì, perché io rispetto assolutamente le idee ovviamente degli avversari politici, però insomma forse c'è qualcosa che non torna, perché la flat tax per i partite IVA e professionisti artigiani, che sono quelli che hanno maggiormente sofferto la crisi economica, non sono stato un qualcosa che non è stato accettato.
Io parlo spesso con l'Unione Artigiani, con Confartigianato, le politiche del governo sono sempre state molto apprezzate e indubbiamente il taglio dell'IRES per gli utili reinvestiti, il 30% del taglio dell'INAI, cioè magari non avremmo accontentato le banche o la grande industria a cui voi eravate abituati sempre a guardare, e invece noi abbiamo guardato quelli che sono i piccoli e medi che costituiscono il 90% del tessuto economico, se no non si spiegherebbe la Lega al governo che cresce nei consensi. Attenzione, non siamo cresciuti all'opposizione, siamo cresciuti perché le nostre politiche piacevano, questa è una realtà. Allora, poi non vi può piacere, un attimo, piacere Palazzo Chigi, che succede, cosa stanno facendo? Ludovica? Mirta, hanno sposato la bandiera dell'Italia al centro per fare spazio a quella della Libia, perché a breve, alle 12 precisamente, il presidente Conte incontrerà al Sarraj, questo prima dell'incontro di stasera con Emmanuel Macron. Quindi al centro, come è evidente, ci saranno i temi della crisi libica e il fenomeno migratorio. Tutto questo chiaramente rientra nel progetto di riposizionamento dell'Europa, dell'Italia in ambito europeo ed internazionale. Ma non solo questo, volevo dirti, perché alle 12 dovrebbe essere convocata anche un'assemblea del Partito Democratico al Senato, convocata da Marcucci, quindi un ex senatore considerato renzista, ma al momento forse non possiamo più dirlo, anche se rimarrà chiaramente un uomo vicino a Matteo Renzi, il proprietario del Ciocco, dove Matteo Renzi ha detto proprio ieri sera durante l'intervista. Mi piace, mi detto un uomo vicino a Matteo Renzi, Molinari scoppiato a ridere, però va bene, ora ci torniamo su questo punto. Perché diciamo che questa è una mattinata di fibrillazioni nel Partito Democratico, anche in quelli che restano nel Partito Democratico, perché alcune persone che erano considerate vicino a Renzi, come Lotti, Guerini e appunto Marcucci, rimarranno invece all'interno del Partito Democratico. Non si sa se però come longa manus di Matteo Renzi oppure realmente perché sono in disaccordo con le scelte dell'ex premier Renzi. Quindi, allora, insomma, aspetta un momento che torno da Maurizio Molinari, perché anche noi ci sposteremo al punto lì. Dei numeri, tra l'altro Romeo. Deve dire a Salvini che Conte è attivissimo, fa di tutto, sindacati, Libia, Francia, ammazza suo Conte. Vediamo, lo aspettiamo al barco. Va bene. Allora, Maurizio Molinari, effettivamente delle cose un po' strane sono capitate, perché Lotti era l'uomo più vicino a Matteo Renzi, rimane nel PD, Marcucci è stato il finanziatore di Renzi, l'uomo che nella sua relè qualche settimana fa al Ciocco ha aperto la scuola di politica di Matteo Renzi, insomma... Fa strano pensare che restano nel PD derenzizzato. I maligni, ma proprio i maligni veri, dicono che Renzi così in qualche modo potrà controllare sia Italia Viva, il nuovo partito, che il PD. Tu che dici? Ma io dico che l'intera vicenda del governo giallorosso, sin dalla sua gestazione, l'inizio con la prima intervista di Renzi, testimonia che Renzi... in questo momento è il padrone della tattica nei palazzi romani, quindi non ci deve sorprendere se si tiene delle carte di riserva per condizionare il PD dopo esserne uscito. Il riferimento che ieri sera ha fatto da Vespa a Machiavelli sotto questo punto di vista è esemplare. Ma la cosa più interessante, secondo me, è l'approccio strategico, che faceva riferimento a quello che dicevi tu prima, Mirta, cioè la sfida diretta a Salvini. Questa è la chiave. E richiama le tattiche delle campagne elettorali americane. In questo momento chi è il leader più popolare in Italia? Matteo Salvini. Può aver perso dei punti, ma non c'è nessun dubbio che è attorno al 30%. Nessuno in Italia si avvicina a questi livelli di popolarità. Lo stesso Conte è il suo rivale, ma è un rivale. Il leader più popolare in Italia è Matteo Salvini e il partito di maggioranza relativa, secondo i sondaggi, è la Lega. Di conseguenza, che cosa fa Renzi? Li attacca. Perché questo è l'ABC delle sfide elettorali in America. Tu attacchi sempre il più forte, perché ti identifichi e ti definisci contro il più forte. Ed è per questo che Matteo alza la voce, Matteo Renzi. Ed è molto interessante i contenuti con cui sfida Salvini, che sono ideologici. Tanto ieri sera da Vespa, quanto i suoi collaboratori oggi su alcune pagine dei giornali, cosa dicono? Dicono Salvini condanna ed è contro la globalizzazione. Noi siamo a favore della globalizzazione. Noi non siamo sulle posizioni di Renzi o sulle posizioni dei 5 Stelle che dicono la globalizzazione ha causato delle ferite, proteggiamo il ceto medio ma in maniera diversa da Salvini. Noi diciamo che la globalizzazione è giusta
e l'Italia ne può essere protagonista con delle riforme. Cioè il linguaggio è volutamente di sfida aperta e dichiarata a Salvini, perché l'obiettivo strategico è trasformare la narrazione, il dialogo in un paese fluido come l'Italia in una sfida sulla globalizzazione, in una sfida ideologica fra i due Mattei, posizionati in maniera opposta come i 5 Stelle, ad esempio, non possono sono più fare. Verdini. Allora, questo è molto interessante, tra l'altro appunto la grande sfida è protezione contro opportunità, Matteo Renzi da sempre dice io credo nel futuro, credo nelle opportunità, e dall'altra parte c'è un partito che dice vi proteggiamo perché arrivano le multinazionali, arriva la globalizzazione, arrivano i cattivi e noi vi proteggiamo. Però torniamo un attimo al rapporto tra Renzi e il PD, perché insomma è storia antica, no? Le punzecchiature, i problemi, i drammi, guardate. Parteciperemo alle primarie del PD, di un PD che a questo punto la chiamiamo PD-PD, il Partito Democratico per davvero. E la scintilla, il Big Bang, per dirla con lo stesso Matteo Renzi, di un rapporto esplosivo tra il partito nato per tenere insieme le tante anime della sinistra e il suo rottamatore. Da presidente della provincia, eletto a soli 29 anni, nel 2009 Renzi diventa sindaco di Firenze, battuti alle primarie i pezzi grossi del PD toscano. Abbiamo avuto tempo per fare le primarie per... Ci sono dei segretari di circolo che per andare in bagno fanno le primarie. Nel renzismo nascente la liturgia è quella della stazione Leopolda, artisti, politici e intellettuali alla scalata di un partito che prova a resistere. Caro D'Alema, caro Beltroni, cara Rosi, caro Franco Marini, avete fatto molto, adesso anche basta. 100 euro netti al mese. Io non prometto 20 miliardi l'anno prossimo, lo dico subito. È il 2012, Renzi perde le primarie contro il segretario Bersani, che ottiene il 60% al secondo turno e diventa candidato premier. Io ho perso e da questo punto di vista... Oh. Ma l'assalto del guastatore di Rignano è appena iniziato. Questa è la fine di un gruppo dirigente della sinistra. La prima corrente da rottamare è la corrente dei renziani, che anzi da stasera ufficialmente è sciolta. 8 dicembre 2013, l'affondo finale che va a segno porta Renzi dritto fino al Nazareno. La strada è in discesa e l'inizio del renzismo di governo. PD vola alle europee di maggio fino al 40%, è l'età dell'oro per Matteo, 3 anni esatti ma vissuti con una spina nel fianco, la minoranza, la sinistra, ex DS e i nemici interni che mal sopportano il protagonismo del leader. Nel caso in cui perdessi il referendum considererei conclusa la mia esperienza politica. La bolla alla fine scoppia, la sconfitta sul referendum costituzionale apre la crisi, dimissioni e nuove primarie, vinte, ma il partito perde pezzi. La discredizione di questo partito ci ha un residuo. È l'inizio del declino. Alle politiche del 4 marzo 2018 il voto europeo è dimezzato, 18,7%, peggiore di sempre, l'addio è inevitabile. Il nostro posto in questa legislatura è all'opposizione. Farò il senatore semplice. Pausa di riflessione obbligata, è destinata però a durare poco. Di questo governo io non farò parte. E dovete dire, ma staccherai la spina? Io dico, intanto attacchiamola la spina. E alla fine, anzi, all'inizio, la spina l'ha staccata, ma al PD, non al governo, almeno per ora. Il PD potrà essere libero dall'alibi. Ah, ma se Renzi se ne andasse, adesso il PD faccia il PD. Visto un velo di nostalgia negli occhi di Giorgio Gori sulle immagini della Leopolda. Anche perché io lo voglio sempre dire questo fatto, perché parliamo sempre delle poltrone, i politici, professione. Questo signore qua, io l'ho conosciuto quando faceva la televisione, la faceva molto bene, onestamente. C'aveva un bellissimo lavoro, ha mollato tutto per fare politica. Non ho mai capito se è veramente contento, ma tanto non ce lo dirà. Lo so. È contento? Sì, è contento. Va bene. Peter Gomez, che ne pensi di questo eterno, come dire, matrimonio in crisi tra Renzi e il PD? Doveva finire così? Non c'è poco da pensare, cioè, no, non doveva finire così, non è necessariamente così. Io penso che, vedete, la reputazione è importante quando ancora la conservi, ma se dopo tu sei, dopo aver detto Enrico stai sereno, non andrò mai a Palazzo Chigi senza elezioni, mi dimetterò e lascerò la politica dopo il referendum, non farò mai il governo con i 5 Stelle e poi lo farò, non hai più una reputazione, quindi puoi fare esattamente quello che vuoi.
puoi avere la speranza di avere qualche elettore, come dice Molinari, diciamo schierandoti contro quello che tutti considerano, tra virgolette, il cattivo. Ma dire che la globalizzazione è buona in un paese dove le disuguaglianze sociali aumentano, è difficile che ti possa far prendere molti voti. Ti può far prendere magari i voti di quelli che erano il Partito Liberale, voglio dire, storico e glorioso, per tentare di fare l'ago della bilancia se torna al proporzionale. Ma è vero, ma Renzi sarà in grado davvero a ricattare il governo? Perché se oltre questo governo non ci sono altro che elezioni, per Renzi non c'è altro che la scomparsa. Quindi vedremo nelle prossime settimane se quello abile politicamente sarà lui o sarà Giuseppe Conte. Allora, Francesco Borgonovo, voglio sentire Francesco anche perché il tema di quanto dura il governo è un tema tutto da capire, perché per Renzi il tempo ci vuole, cioè la mia sensazione è che Renzi in questa fase abbia bisogno di tempo, quindi è vero che userà il suo potere di interdizione, ma io non credo che avrà interessi a breve a distaccare la spina. Borgonovo. No, penso anch'io, anche perché un giorno di comando in più anche in un piccolo partito è pur sempre appunto un giorno in meno verso la scomparsa, cioè lui ha bisogno nell'immediato di avere un posto dove stare, perché altrimenti, a differenza magari di Gori che può tornare a fare un altro lavoro, Renzi non torna a fare niente, cioè non ha mai lavorato in vita sua, quindi ha un problema personale che si chiama disoccupazione. Come tanti, come tanti, ma non mi pare proprio solo di Renzi questo. È un problema diffuso, tant'è che è nato un governo apposta per dare dei posti di lavoro ai politici. Però. Dopodiché effettivamente cioè, gli va riconosciuto un talento, perché quello che abbiamo visto è così condensato in pochi minuti, in pochi secondi, anzi è veramente incredibile, cioè da come, a parte il cambio di tagli di capelli che è meraviglioso, ma poi come si è riuscito a dare la scalata, già il termine che usa fa capire qual è la sua ideologia, la scalata, no? Detta da uno che dovrebbe essere di sinistra, stride, però c'è un senso in quello che, anche in quello che scrive Padellaro oggi, e nel ragionamento che hai fatto tu prima, cioè è il sogno proibito, se lo possiamo dire, di Verdini, no? Avere i due Mattei, uno a sinistra e uno a destra. Ah sì, no, questa cosa non la sapevo, ma te l'ha detto lui che ha quel sogno proibito, Verdini. No, ma non è che non è che lo dico, ma immagino che ne abbia vari di sogni proibiti, anche cose proibite che non sono sogni, ma... Beh, in effetti però... qualcosa c'è, perché si dice che Verdini abbia creato Renzi, adesso gli adesso, sta sposando tramite la figlia con Salvini, quindi non è male l'immagine. Questo ovviamente è il complottone, però l'idea di avere i due giovani, no, sfidanti, uno da una parte e uno dall'altra, i due Mattei, uno che fa la sinistra e l'altro la destra, c'è, poi è una battuta. Ovviamente la cosa conviene molto di più a Renzi, perché Renzi voti davvero non li ha, mentre Salvini ce li ha perché dice delle cose che fanno presa. Devo andare in pubblicità, quando torno in studio penso che farò difendere Renzi da Gori, perché insomma penso che Renzi, se volesse cambiare mestiere, sarà qualcosa da fare Gori. La troverebbe, perché è bravino di solito, però insomma, pubblicità, torniamo subito con voi. Io non credo che il PD sia il partito dove si canta bandiera rossa, però rispetto chi lo vuole fare, perché ho un grandissimo rispetto per le tradizioni e per la storia di questo paese, però per me non è il canto con cui si accoglie il segretario nazionale che chiude la festa dell'unità. Attenzione Vespa, capisco che ci sia chi vive questo canto come emblematico della propria tradizione e abbia vissuto come un intruso la mia leadership. Io ho vinto due volte le primarie col 70% e due volte mi hanno mandato a casa con intrighi di corrente. Basta. Allora, lei ha mai cantato a bandiera rossa, Gori? Oh, sarà anche capitato, non mi ricordo. Cioè, non le sembra di rimento. Però sarebbe una banalizzazione ricondurre questa scelta al fatto che qualcuno ha cantato bandiera rossa alla festa dell'unità. L'ho letto in alcune interviste di esponenti, diciamo, del gruppo più vicino a Matteo Renzi, mi hanno un po' deluso perché poi sono persone intelligenti, e trovo che invece
siano poi venute fuori delle ragioni più interessanti. Per esempio ho letto delle cose che ha scritto Gigi Marattin, che è un bravo parlamentare, il quale fa una riflessione proprio di scenario. Dice: c'è stato un grande shock dal 2008 ad oggi, che il mondo sta cambiando, la globalizzazione, il digitale, i cambiamenti climatici. Le forze politiche si dividono su come rispondere a questo shock. Ci sono alcuni che lo negano, dicono: ci chiudiamo, niente multinazionali, via gli stranieri, piccoli artigiani, e questa è la loro soluzione, probabilmente anche niente Europa, secondo una certa visione. Un'altra visione è invece iperprotettiva ed rincula su alcuni cliché statalisti, assistenzialisti, eccetera. Noi, dice Marattin, parla per Renzi, scommettiamo sull'innovazione, sul progresso, sulle opportunità, eccetera. È una schematizzazione molto di favore per Renzi, ovviamente, ma dice quello che cercavo di affermare prima, cioè se il PD sta nel secondo gruppo, cioè di quelli che rispondono al grande shock solo con misure protettive, assistenzialiste, di vecchia impronta, finisce come i socialisti francesi a 6%, secondo me, e Renzi, con tutti i presagi negativi che ha raccolto in queste ore, ha invece possibilità, secondo me... Però sta il governo col PD, con i 5 Stelle, che sono quella roba lì. Sì, cioè, tutte le differenziazioni politiche che vogliamo, però sta il governo con quelle forze lì. Cioè, se tu vuoi fare una cosa diversa, poi, una nuova visione, cambi sponda e te ne esci, non sostieni più il governo. No, io penso che questo governo avesse un obiettivo, l'ho detto prima. Cioè, noi andavamo contro il muro, secondo me. Se fossimo andati ad elezioni come Matteo Salvini a un certo punto ha preteso, rivendicando per sé pieni poteri, ma rivendicando soprattutto il diritto di fare politiche che ci mettevano fuori dall'Unione Europea. Voglio sentire un secondo su questo, e questo Maurizio giustifica, Molinari. Scusa, la dimensione di collaborazione del Presidente del Governo. Se però noi come strategia di lungo periodo ci vediamo abbracciati ai 5 Stelle, secondo me lo spazio politico per Renzi esiste. Maurizio Molinari e poi che... Massimiliano Romeo, perché questo punto, cioè il fatto che questo governo ha in mano due questioni fondamentali: l'economia, tu parli sempre giustamente del tema disuguaglianze, prenderlo per le corna e risolverlo, e dall'altra immigrazione, non per niente oggi c'è l'incontro con la Libia a Palazzo Chigi, e se questo governo queste due sfide in qualche modo le vince, effettivamente può cambiare la storia. Io credo che ci sia una grande opportunità su entrambi i fronti, che si deve soprattutto al fatto che la nuova Commissione europea è guidata da Ursula von der Leyen, che ha messo questi due temi in agenda e che è stata eletta anche grazie al sostegno di Giuseppe Conte. Quindi sin dal momento iniziale questa nuova Commissione ha in sé la possibilità di un'intesa con l'Italia. Certo, sarà un'intesa difficile sull'economia come sui migranti, però c'è una convergenza oggettiva che coinvolge anche il Movimento 5 Stelle. Questa è la grande opportunità. Certo, per l'Italia si tratterà di fare dei sacrifici importanti, penso alla manovra di bilancio e anche al tema dei migranti, perché la riforma di Dublino non andrà solamente a nostro favore, ma sicuramente c'è questa finestra di opportunità, e avere a Bruxelles un commissario come Paolo Gentiloni in realtà offre un'ulteriore garanzia. Quindi la finestra di opportunità c'è, ma è molto stretta e comporterà per l'Italia grandi sacrifici. Allora, Romeo, le è venuto in mente, sinceramente, fra me e lei, che questa grande opportunità l'ha creata Salvini per due motivi? Un po' perché l'Europa è talmente contenta di non vederlo più che adesso dice: Italia, sei benvenuta, Gentiloni, che persona per bene, no? C'è un po' questa sensazione, no? E dall'altra parte anche perché... cioè, mo, il papete, come raccontiamo, è stato un arachiri. Ma questo... ma guardi, questo è quello che vorranno far credere, perché sul tema dell'economia, adesso Gentiloni che improvvisamente va in Europa, intanto è il vice di Dombrovskis, che è il vice a sua volta della Ursula von der Leyen, quindi sostanzialmente conta niente. E questo governo sarà né più né meno che una colonia franco-tedesca. Certo, in Europa sono contenti perché finalmente hanno Presidente del Consiglio, un governo che fa quello che dicono loro. E questa timida flessibilità che concederanno sarà solo un tentativo di ingraziarsi un
un po' l'Italia e tenerla buona, ma poi continueranno con determinate politiche, visto che addirittura abbiamo scoperto, leggendo alcuni quotidiani, che c'è in serbo quest'idea di fare questo grande fondo a livello europeo sulla manifattura, la tecnologia e l'innovazione, per cui l'Italia dovrà contribuire parecchio, e poi alla fine chi avrà da questo contributo i maggiori benefici saranno proprio Francia e Germania, quindi un po' quindi di flessibilità. Quindi lei non si fida che l'Europa sarà un aiutino? Ma assolutamente, ma no. La stessa cosa capita anche con l'immigrazione, mi permetto di dire, perché adesso verrà sbandierata la redistribuzione, che bello, verranno tutti redistribuiti. Allora, no, scusi, no, solo per dire che la redistribuzione, così lo diciamo bene a tutti, e così anche il Trattato di Dublino, riguardano solo i migranti che hanno diritto all'asilo politico, non quelli economici, che sono allora, l'80% se vuole restare, di quelli che arrivano. La pubblicità, però questa pubblicità per noi è. Vabbè, concludo dopo la pubblicità. La regola, pubblicità. Torniamo subito. No. Qua 12 in punto, ci colleghiamo col telegiornale con Adriana Bellini per le ultime notizie. Adriana. Ciao Mirta, buongiorno. Naturalmente contraccolpi all'interno del Partito Democratico dopo la scissione, ma anche l'incontro in corso a Palazzo Chigi tra il Premier Conte e i sindacati. Il Premier Conte ha promesso un piano straordinario per la sicurezza sul lavoro e proprio in questi giorni vi abbiamo dovuto raccontare di numerosi incidenti che sono avvenuti, una vera e propria piaga italiana, ma naturalmente sul piatto c'è anche molto altro, a cominciare dalla riduzione del cuneo fiscale. Per le notizie dall'estero invece, Mirta, naturalmente parleremo di Israele. Abbiamo lì la nostra inviata. Le ultime notizie ci dicono che il moderato Benny Gantz supera qualche punto il premier uscente Netanyahu del Likud. A questo punto la partita si fa interessante. Il partito degli arabo-israeliani, sono 1 milione di persone in Israele, e si dice adesso forse pronto ad appoggiare appunto il più moderato Benny Gantz per mandare via insomma Benjamin Netanyahu. Infine abbiamo anche molte notizie di cronaca, ve ne dico una su tutte, ovvero una importante operazione di polizia, della polizia italiana, ma anche coordinata da quella europea contro le televisioni via web illegali. Si parla di 5 milioni di utenti italiani coinvolti e poco fa nella conferenza stampa della Guardia di Finanza è stato detto che tutti coloro che hanno pagato queste pay TV illegali potrebbero essere iscritti nel registro degli indagati e ricevere una multa che va dai 2.500 fino ai 25.000 euro. Ammazza. Grazie Adriana, ci vediamo alle 13.30. È rimasto qui vicino a me Massimiliano Romeo perché doveva concludere una risposta. È un onore intanto essere qua. È un piacere. Sì, stavo velocemente così non rubo altro tempo. Stavo solo dicendo che l'Europa in realtà ci darà solo dei contentini e poi in realtà continuerà a trattarci come ha sempre fatto in passato, anche sul non solo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista dell'immigrazione, perché questa sbandierata adesso redistribuzione di cui si parla tanto in realtà riguarda solo i migranti, quelli che hanno fatto richiesta e che fanno richiesta di asilo politico, non quelli economici, che comunque quelli ce li dovremmo cuccare tutti noi. Scusi, adesso quando arriva la nave dell'ONG, arriva la nave dell'ONG, prima noi la tenevamo nel mare 15 giorni, adesso invece li facciamo sbarcare come l'altro giorno e diciamo però se ne pigliano 10 la Francia, 10 la Spagna, però, e quindi risolviamo il problema, però, non è così? No, non è così, perché intanto li abbiamo fatti sbarcare tutti, abbiamo visto che riaprendo i porti, i dati hanno testimoniato che nel mese di settembre, in questi 15 giorni, sono sbarcati 1.200 persone e abbiamo superato tutto il mese di settembre dell'anno scorso, quindi per la prima volta abbiamo un incremento rispetto invece ad una costante diminuzione che era venuta nel tempo. Ma il problema è quello che verranno ridistribuiti solo quelli che veramente hanno poi l'opportunità di poter
per aver richiesta del diritto d'asilo, non quelli economici, ed essendo l'80% i migranti economici, quelli resteranno da noi. Quindi questo è veramente uno specchietto per le allodole su un tema che rimarrà purtroppo voglio in questo sentire governo un attimo, è arrivato Marco Furlan del Partito problema. Democratico, lo vorrei sentire perché dato che io penso che questa sia veramente la madre di tutte le questioni per questo governo, cioè se il governo trova una soluzione ragionevole questo governo ce la fa, se no effettivamente tutta benzina al motore di Salvini. Ha ragione Romeo su questa cosa? No, non ha ragione perché accade esattamente quello che accadeva prima, con una differenza, che anziché tenere 20 giorni le persone in mare, questa volta si fanno sbarcare, si prende le generalità e poi si ridistribuiscono. C'è però un punto su cui ha ragione: noi stiamo cercando ferocemente una battaglia con l'Europa, però che si è per la prima volta dimostrata disponibile, anche perché i nostri partner e alleati non sono più quelli che erano contro la redistribuzione dei migranti, ma siamo dentro a una collaborazione per provare a cambiare il trattato di Dublino, che sa che è il vero problema dei problemi, perché quei migranti economici non possono essere distribuiti perché entrano illegalmente e andrebbero rimpatriati. Evito la polemica facile che c'era qualcuno che diceva 500.000 persone in 10 giorni io le rimpatrio e siamo ai numeri ancora peggiori del governo precedente. Però il si punto chiama Matteo? Quello? Penso di sì. Non... Matteo 1 o Matteo 2? Matteo 2. Io, guardi, credo che servirebbe uno sforzo, so che è una pura, purtroppo, ambizione che rimarrà tale, però servirebbe uno sforzo da parte di tutti a cercare di convincere gli amici isolazionisti europei, loro, cioè i sovranisti, a darci una mano e magari anche il resto d'Europa a far sì che ci siano due cose. La prima è canali umanitari, cioè chi entra, che ne ha diritto, venga redistribuito, e dei flussi legali che riguardano però tutta l'Europa, cioè chi viene a cercare lavoro, sono 100.000, vengono redistribuiti in tutta Europa in base alle esigenze europee. Così sai chi entra, viene gestito e non abbiamo più i barchini che magari diventano irregolari. Mi è arrivata un'agenzia che la Lega chiede nell'aula della Camera la sospensione dei lavori parlamentari in attesa che il Presidente del Consiglio Conte venga a riferire sulla situazione della maggioranza del suo governo a seguito dell'uscita di Matteo Renzi? Beh, ci sta, perché in genere questo succedeva sempre in politica: quando si muovono e si creano nuovi partiti è chiaro che bisognerebbe ritornare in Parlamento e quindi alla luce delle nuove formazioni vedere se il governo c'è ancora una maggioranza, quindi ci può stare assolutamente, almeno nella logica della politica era così. Oggi si sa che è cambiato tutto, però insomma noi abbiamo voluto rimarcare questo fatto. Non è che voglio contraddire, perché poi ognuno ha le sue idee, non riuscirò senz'altro a convincerla, questo è abbastanza evidente. Però guardate, no, che voi anche, due bisognerebbe chiudermi in una stanza per alcuni giorni, non ci illudiamo di farlo qui, sinceramente. No, che anche riguardo il trattato di Dublino, anche quello, il trattato di Dublino, riguarda tutti quelli che davvero hanno appunto diritto d'asilo, quindi non i migranti economici. Appunto, va a cambiare. Romero, sai, un attimo, anche risolvere quel problema. Stanno uscendo i sindacati da Palazzo Chigi, sentiamo un momento. Come è andato l'incontro con il Presidente Conte? Positivo. Sul problema del metodo continueremo i confronti. Oggi abbiamo ribadito i contenuti della nostra piattaforma sindacale e si è stabilito che continueremo, a partire dai problemi che abbiamo con le imprese che hanno le crisi. Oggi pomeriggio c'è l'Alitalia, lunedì parleremo di salute e sicurezza nel lavoro. Allora, scusate, torniamo un secondo in studio. Questo è Carmelo Barbagallo, è il segretario della UIL, ha detto che il metodo è positivo, non ci ha travolti con l'entusiasmo, devo dire, all'uscita di Palazzo Chigi. Però questa è un'osservazione personale. Come è contento, pare sia contento, perché naturalmente il fatto che il Presidente del Consiglio riprenda a vedere i sindacati, che non devono andare sempre al Viminale, Romeo, posso andare anche a Palazzo Chigi. Come dicevamo prima, è una buona notizia. Insomma, Conte finalmente ha capito che ci sono anche i sindacati, quindi un aspetto positivo l'abbiamo portato a casa di sicuro. Allora, ringrazio Romano di essere stato. Se vuoi rimanere con me tutta la puntata, io la tengo qui vicino a me, non si preoccupi. Devo scappare perché c'è un appuntamento importante in Senato, quindi grazie mille davvero. Sono amici, dobbiamo organizzare l'opposizione, quindi bisogna muoversi. Fatti acquisti, per tempo. Campagne acquisti. No, perché sta Forza Italia, prende Renzi, voi. Queste cose qui non si fanno, scouting non si fa, assolutamente. E forse si fanno ma non si dicono. Va bene Romero? Grazie a lei. Allora, sono arrivati molti ospiti interessanti questa mattina per raccontarvi assieme. E Landini? Sentiamo Landini. Proviamo. Landini. No.
Ludovica, hai parlato con Landini? Poi parlano tutti con Barbagallo e nessuno con Landini, No, Mirta, io avevo provato a parlare con Landini, che però per una questione di rispetto aspetterà la fine dell'intervento di Barbagallo per poi dopo darci le sue, insomma, le sue sensazioni su questo incontro. Mi ha anticipato una faccia mediamente soddisfatta per l'andamento dell'incontro con Conte. Spero che sia almeno altrettanto entusiasta di Barbagallo, speriamo. Va bene. Un po' di più, un pelino di più. Grazie Ludovica. Allora, sono arrivati a trovarci Claudio Velardi, giornalista, fondatore del Riformista, spin doctor di D'Alema, grande comunicatore, uomo che si era molto invaghito del Renzi iniziale, lo possiamo dire questo? Sei ancora invaghito? No, invaghito no, adesso l'innamoramento è decisamente passato, poi è una fiammata, no, l'innamoramento. Adesso però io penso che lui resta, di questa operazione? Che questa operazione è positiva, la prima e la seconda, cioè la prima tappa è stata quella, diciamo, di dare un colpo a Salvini che stava esagerando. Poi ho visto Romeo, una persona mite, tranquilla, vedi che fanno bene poi certe cose, perché Romeo è sempre stato, diciamo, un uomo molto misurato, moderato. Però forse adesso anche questa botta che un po' hanno preso lì, insomma, farà bene anche a loro. La prima mossa è che Renzi mette fuori gioco Salvini dicendo facciamo il governo con i 5 Stelle. Anche la seconda è giusta, cioè quella di ieri, nel senso che era una cosa che doveva maturare da tanto tempo, è una cosa che porterà sia il PD che Renzi a confrontarsi di più sull'innovazione necessaria in questo Paese. E se non fosse accaduta questa cosa, cioè se Renzi non avesse fatto questa operazione, dentro il PD avrebbe prevalso quel clima un po' chiuso. Allora, la mia visione è che, dato che è entrato Furfaro, Renzi doveva per forza uscire. Però questa è la mia idea, poi ci arriviamo. Ma non è così, perché anche lui è un giovane moderato, mite. Io quando sono entrato nel PD abbiamo preso il Presidente del Parlamento Europeo, il Commissario Europeo, siamo tornati al governo e dal 18 al 24. Ci ha fatto un bel bottino, diciamo. Portato a fortuna. Allora, vi devo presentare con un'infinita gioia una grande scrittrice che è Simonetta Agnello Hornby, è una signora siciliana nata a Palermo, che vive a Londra da moltissimo tempo, che scrive dei bellissimi romanzi, e l'ultimo è Siamo Palermo, adesso ci arriveremo perché lo scrive con un uomo molto interessante che si occupa di pupi. Lei vede pupi sulla scena politica, Simonetta? Io li vedo sulle due scene politiche dei miei due paesi, sia in Inghilterra che in Italia. E io chiamo però il mio paese, non questo paese, perché faccio parte del paese. Mi dispiace quando vedo italiani, mi dispiace che lo devo dire a lei, dire questo paese e levarlo via. È il nostro paese. Ah, quello ho detto così, mi emendo, non lo dirò mai più. Non lo faccio. Detto con... Senta, ma io ho letto una sua dichiarazione sulla politica che mi ha colpito. Ha detto che la politica è degrado, sia in Italia che in Europa. Perché? Allora, se lo sapessi non sarei qui, sarei a fare politica. Io credo profondamente che abbiamo avuto dei momenti di grande felicità in Europa, di sogni, di speranze. Il mondo non è tutto così. E ora abbiamo, nei miei due paesi, sia in Italia che in Inghilterra, io voto dovunque, voto perché è un dovere, non è un diritto soltanto, ma voto per speranza, perché ora credo che chi fa politica non pensa al bene comune, pensa sempre alla lotta contro l'altro, che può essere una buona lotta, pensa al suo partito e dimentica chi vota. In tutti e due i paesi, perché? Forse questo mondo finto dell'internet, forse perché noi genitori non abbiamo allevato bene i nostri figli, forse perché non c'è più senso di dovere verso gli altri. Io prendo e gli altri devono darmi. È tutto così. Io mi concentro sulle cose piccole, la lotta contro la violenza, e parlare delle cose belle. Palermo. Palermo con Mimmo. Palermo è una città che ha avuto tanti morti. Palermo è una città Come di cui ci si può vergognare, ma guardate i nostri santi, guardate i nostri sacerdoti, guardate la città. Se uno cade a Palermo, la gente ti aiuta ad alzarsi. Poi parcheggia davanti al parcheggio per i disabili, io c'ho un figlio disabile, li controllo.
però c'è amore per gli altri a Palermo, perché siamo sempre stati conquistati. Allora, spero che la politica convinca questa signora che non è solo dragata, anche perché è una grande lettrice, vota in due paesi, roba non da poco. Detto questo, guardi che ne abbiamo fatto per lei, guardi, si giri un po'. La nostra Brexit, la Renxit. È bellissimo, è carina, questa, no? È bellissimo, cioè, è bellissimo questa. Va bene, devo arrivare a salutare anche Ernesto Preatoni, grande imprenditore, inventore di luoghi, oltre che di imprese. Senta, Preatoni, sa cosa pensavo mentre la vedevo già in collegamento? Ma un imprenditore come lei, i suoi colleghi imprenditori, cioè le persone che hanno voglia di fare, sono interessate a questo progetto di Matteo Renzi che parla di futuro, di opportunità, di cose che si muovono, di un paese che guarda avanti? Ma gli imprenditori italiani credo che non credano più assolutamente in nulla. Hanno visto mille governi alternarsi senza mai risolvere i problemi. Io prima sentivo parlare dell'immigrazione, cioè basterebbe guardare in Svizzera, per esempio, come viene trattata l'immigrazione per rendersi conto che non la affrontiamo in modo sbagliato. Ho visto una statistica che dice che nelle carceri la percentuale degli stranieri che sono nelle carceri è molto vicina a quella degli italiani, coloro che invece che hanno un lavoro, quelli che invece non hanno un lavoro sono sono molto più elevati, e quindi vuol dire che evidentemente il problema non viene affrontato alla base, insomma, no? Non viene affrontato alla base. Non credo tra l'altro che vedrò chissà quali cambiamenti, perché sorrido un poco, perché mi viene da sorridere a pensare come faranno a mettersi d'accordo due partiti, uno che piace molto ai mercati e l'altro che piace molto ai poveri cristi. Cioè, mi sembra molto difficile che evidentemente queste cose possano essere considerate. Quindi non ho visto questo tipo di cambiamento, come non l'ho visto neanche nel passato. Ma guardi che io non faccio il tifo per nessun partito, cioè non vorrei che si pensasse che io sto dicendo magari male in questo momento, perché è una domanda interessante la sua crudezza, sì, no? Chi prego. Piace ai poteri forti, ai capitali, e chi piace ai poveri cristi? Prima di sentire Peter Gomez su questo, voglio passare dai circoli del PD. Siamo andati in giro per capire questo governo giallorosso come viene vissuto poi dal popolo del PD, e anche l'uscita di Renzi dal PD, come è una cosa scontata, è un'ulteriore ferita, vediamo. Italia viva, ah, non lo sapevo, siamo vivi pure noi però, cioè non è che noi siamo morti adesso. Italia viva, PD pure. Dopo l'annuncio della nascita del nuovo partito di Renzi, i militanti DEM, dai circoli di Casal Bruciato a quelli del centro, si interrogano sull'ennesima scissione e a loro volta si dividono. A me infastidisce un pochino, è come se io improvvisamente, invece che giocare per una squadra, vado a giocare per un'altra squadra, continuando a prendere lo stipendio dalla stessa squadra che mi aveva accolto la prima volta. Ha fatto una scelta dolorosa, ma in questo momento opportuna. Prendiamo atto che forse anche un grande partito come il PD non è abbastanza grande per l'ego di Matteo Renzi. Tra i motivi che avrebbero spinto l'ex segretario a costruirsi una propria casa ci sarebbe anche l'epurazione dei toscani dal Conte Bis, una polemica che però scalda poco il cuore degli attivisti. La trovo ridicola, cioè essenzialmente ridicola, perché quando noi eravamo al governo lì c'era una grande presenza di toscani, ecco, quindi c'era sicuramente qualcun altro che si poteva lamentare. 1, 2, 3, con 25 deputati e una quindicina di senatori, il partito di Renzi sarà di certo l'ago della bilancia per il nuovo esecutivo. Il senatore di Rignano ha già ribadito di non voler staccare la spina ai giallorossi, ma per alcuni militanti sarà solo questione di tempo. Non credo che abbia l'interesse a farlo, perlomeno fino in tempi medio-lunghi, un anno e mezzo, credo proprio di no. Al di là dei ragionamenti politici, c'è poi il lato umano della scissione e le antipatie per una scelta che, a parte della base DEM, sembra quella di un ex leader con tanta voglia di tornare al comando. Mi sembra che stiano facendo veramente dei ripicchi dei bambini, e allora chi è bambino deve continuare a fare il bambino, non faccia il grande. Purpura, il signore con
con la camicia a fiori, glielo segnalo perché è un uomo molto saggio, così, by the way, catamai coinvolgetelo. Peter Gomez, sta parlando Landini nel frattempo da Palazzo Chigi, se ci fossero cose importanti me le dite, se no sento Gomez. Penso a tutta la questione che riguarda... Peter. Dimmi, cosa vuoi sapere? Voglio sapere. Cosa vuoi sapere da me? No, io volevo che tornassimo un pochino a quella battuta che ha fatto Preatoni, che nella sua, appunto, dicevo, crudezza è abbastanza interessante. Cosa ci fa il partito che piace ai capitali col partito che piace ai poveri cristi? So, possiamo anche dirla meglio. Insomma, piace direi alle persone in difficoltà. È una bella domanda, però si può anche rispondere così. Non tanto i mercati, ma anche i mercati e soprattutto l'Europa è molto preoccupata dell'avanzata dei partiti dei poveri cristi, dei partiti populisti, poi magari non è vero che siano così, ma che tendono a rappresentarlo, e non solo in Italia, ma anche in altri paesi d'Europa. E allora, diciamo, i ricchi... probabilmente tentano in questo momento di allargare un pochino i cordoni della borsa. Hanno capito che ammazzare e mettere in ginocchio la Grecia non è stata una grande trovata, che seguire una serie di politiche che hanno aumentato le diseguaglianze ha portato solo all'aumento di quei partiti che stia al potere in questo momento non piacciono. Ed è può darsi che in questo momento ci siano dei margini di trattativa forte per i pochi politici che sono in grado di trattare, e vedremo l'abilità appunto di Giuseppe Conte se esiste, ma io credo anche degli esponenti del Partito Democratico. In questo momento bisognano portare dei risultati a casa, altrimenti la prossima volta non vince solo Salvini, vince l'estrema destra in Germania. E forse nemmeno il sistema elettorale francese servirà per tenere in piedi ancora quel tipo di maggioranze. Insomma, la partita in questi 5 anni è questa qua. Allora, mi sembra un'analisi molto condivisibile, credo anch'io che, insomma, dato che ci si è resi conto che il pericolo era grande, penso che l'Europa abbia capito che deve cambiare qualcosa. Da questo punto di vista l'opportunità è grande, che poi sia legata al fatto che l'uomo nero Salvini sia stato eliminato alla stanza dei bottoni, insomma, può essere, ma certamente oggi lo spazio per qualcosa di nuovo, a mio parere, c'è. Detto questo... A proposito di chi sta male, a proposito di chi fa fatica e a proposito di chi chiede protezione, torniamo un secondo alla Whirlpool. Ci ha detto prima Milluzzi che era in corso un'assemblea molto infuocata. Voglio solo ricordare a chi ci ascolta che la situazione della Whirlpool è una situazione complicatissima, a mio parere vergognosissima, lo dico tranquillamente, perché quell'azienda lì è un'azienda che produce, che va bene, non è un'azienda in crisi. Le aziende in crisi sono un conto, le aziende che scelgono di non produrre più in alcune zone per il loro profitto, lasciando a casa i lavoratori, dei lavoratori bravi, quell'azienda è un'azienda che andava bene, hanno avuto i premi di produzione questi lavoratori, cioè è gente che lavorava bene e che per un ridisegnare l'azienda a livello globale oggi si trova in queste condizioni. C'erano stati molti incontri, li abbiamo seguiti tutti come ben sapete, ieri un incontro è andato malissimo dal punto di vista dei lavoratori perché la multinazionale Whirlpool ha confermato che vuole cedere il ramo d'azienda, vuole vendere l'azienda di Napoli. Ecco, Andrea, ho fatto un piccolo riassunto, ma era importante per chi ci ascolta da adesso e non da prima. Sì, Mirta, esatto, tutto ovviamente corretto. Aggiungo solo che venerdì prossimo, il 20, il MISE, il Ministero Patonelli, ha convocato l'azienda, la Whirlpool, al tavolo anche con i suoi leader americani per cercare di farle cambiare idea. L'azienda non ci sta sentendo da questo orecchio, i lavoratori qui in assemblea stanno ancora decidendo come rispondere. Si parla, Mirta, ti aggiorno, di sciopero di gruppo, di tutto il gruppo. Ricordiamo che la Whirlpool ha 6 stabilimenti in Italia, anche a Varese, il più grande, nelle Marche, a Siena, e si parla di azioni nei prossimi giorni o nelle prossime ore, staremo a vedere come finirà l'assemblea per rispondere alla decisione della Whirlpool. Nel frattempo noi abbiamo un po' raccolto le testimonianze di quella giornata che dicevi tu, la giornata di ieri, drammatica al Ministero dello Sviluppo Economico quando è arrivata la doccia fredda. E Franco, che è qui alla mia sinistra, era presente e mi stava raccontando che il ritorno a casa non è stato dei più tranquilli ieri sera. Franco. Sì, ciao Franco, benvenuto. Buongiorno a tutti quanti. Grazie. E ieri è stata terribile, tornare a casa è stata terribile. Cioè io chiedo, come ho detto anche stamattina in un'altra trasmissione, che scenda in campo il Presidente Conte, perché lui quando ha avuto la fiducia al Parlamento ha detto che aveva salvato il sito di Napoli,
e l'ha detto anche San Giovanni a Teduccio, qua vicino a noi. Adesso è il momento di scendere veramente in campo, che noi non ce la facciamo più. Franco, quanti anni ha Franco? Voglio sapere quanti anni ha Franco. 58, mancano 5 anni per la pensione. Allora, dicevo prima che questa vicenda è vergognosa proprio per questo, perché per me sentire un uomo di 58 anni che ha lavorato tutta la vita con la voce rotta dal pianto è una cosa orribile, perché appunto non sta chiudendo un'azienda perché le lavatrici non servono più, perché lavoravano male, perché erano fannulloni, assentei, sta chiudendo un'azienda perché hanno deciso altrove, da un ufficio dove nessuno di loro è mai entrato, con un capo che nessuno ha mai visto, che quell'azienda lì non serve ai loro piani globali. E questo, per carità, la globalizzazione c'è, Velardi mi dirà che sono una matta, però insomma c'è qualcosa davvero che non quadra in tutto ciò, sinceramente. Velardi, Furfa, tutti vorrei sentire su questa vicenda. No, chiedo scusa dato che siamo chiamati in causa. I problemi del genere sono drammatici e ne vivremo tanti. Il problema non è rifiutare la globalizzazione, cercare di governarla la globalizzazione. E questo è il grande, enorme problema che le classi dirigenti di tutti quanti i paesi hanno di fronte. Quindi che dire se non questo? Bisogna trovare degli strumenti di governo Franco globale. Ha detto una cosa, ha detto provano a rivedere l'azienda per convincere, non abbiamo strumenti reali, cioè, se Whirlpool dice io me ne frego e lascio perdere nella zona di Napoli, dove peraltro come Franco sa molto bene, come so molto bene io e Velardi sicuramente, ma anche Simonetta che veniamo dal sud, non è che tu dici sai chiude questa azienda qui, no. Franco poi, si fa un giro poi naturalmente altro, io non vorrei dare adesso una risposta troppo differita nel tempo. È chiaro che in attesa che si risolvano questi problemi a livello globale, il governo nazionale deve cercare di farsi sentire, di pesare per evitare che poi il... Scusate, ma Landini riusciamo a collegarlo? Che mi piacerebbe sentirlo su Whirlpool, sinceramente. Ludovica, provaci un po', perché mi piacerebbe molto sentire Landini su questa vicenda, perché insomma i lavoratori hanno chiesto una cosa molto precisa, un passo avanti del Presidente del Consiglio, che Giuseppe Conte si occupi di questa vicenda. È molto... Franco, che state dicendo? Voleva parlare, Franco? Mirta, mi senti? Sì, ti sento. Senti un po', io voglio solo dire una cosa. La politica deve dare risposte ai cittadini e non servizi dei cittadini. Questo mi hanno imparato a me in 30 anni. Io adesso, ripeto, deve scendere in campo Conte, chiamare il suo amico Trump e dire che la Whirlpool faccia un passo indietro. Perché Whirlpool è stata sovvenzionata la campagna elettorale di Trump. Non è possibile chiudere uno stabilimento di eccellenza come Napoli con 5 certificazioni di qualità altamente specializzate nella costruzione delle lavatrici. Non è possibile. C'è il segretario della FIOM Landini, vuoi chiedere qualcosa anche a lui? Cosa devo chiedere a Landini? Landini la sa la storia della Whirlpool di Napoli, è venuta da noi diverse volte. Bisogna adesso il sindacato, il governo dare un'accelerata perché i tempi sono ristretti. Allora, scusatemi, vedo che stiamo microfonando Maurizio Landini, sono davvero felice perché mi piacerebbe molto che lui... Landini, mi sente? Sono Mirta Merlino, eccomi, mi sente? Sì. Buongiorno. Buongiorno. Landini, mi perdoni, non le farò una domanda sull'incontro a Palazzo Chigi perché c'è una cosa più urgente per me in questo momento. Sono collegata con un lavoratore della Whirlpool da Napoli. Si chiama Franco, ha 58 anni e ha parlato ai miei microfoni con la voce incrinata dal pianto, cosa che naturalmente mi addolora e penso addolori anche lei. Loro dicono che su questa vicenda Whirlpool la politica deve prenderla in mano e accelerare le cose. Ha detto che Conte dovrebbe, secondo loro, avere un colloquio direttamente col Presidente Trump e fare qualcosa di concreto. Hanno davvero paura che non ci siano più margini a questo punto. C'è qualcosa che lei può dire a questo lavoratore? Insomma, ha notizie più fresche delle nostre? Sa come procederà questa vicenda? Noi in questo incontro che abbiamo avuto oggi, a cui era presente il Premier Conte ed erano presenti
anche i ministri dell'economia Gualtieri e la ministra del lavoro Nunzia Catalfo, noi come CGL e CISL UIL abbiamo posto il problema delle gestioni delle crisi, abbiamo posto il problema di quello che è successo alla UIR Puglieri, che consideriamo non accettabile, e abbiamo detto che ciò che ha fatto l'azienda ieri non è un atto solo contro i lavoratori, ma è anche un atto contro il governo italiano, visto gli impegni che l'azienda si era presa firmando degli accordi al Ministero dello Sviluppo Economico, e abbiamo chiesto che il governo, a partire dal Premier, trovi il modo e la forma di intervenire su questa vertenza, e allo stesso tempo abbiamo chiesto che, assieme ad altre vertenze importanti che oggi sono aperte, tra l'altro oggi pomeriggio alle 16 avremo un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico su Alitalia, abbiamo posto CGL e CISL UIL al governo la necessità di costruire una specie di task force sulla gestione delle crisi che veda in prima linea anche il ruolo del governo. Quindi non sono in grado purtroppo ora di dare una risposta positiva a ciò che diceva il lavoratore. Condividiamo assieme a lui che non è accettabile ciò che ha deciso di fare l'azienda, e quello che credo giustamente abbiamo fatto oggi, nel rispetto anche della mobilitazione che i lavoratori e la città di Napoli ha messo in campo in questi mesi, abbiamo chiesto direttamente un intervento anche della Presidenta del Consiglio su questa vicenda. Scusi Landini, che le ha risposto Conte? Ha avuto qualche rassicurazione da Conte? Ci hanno detto che il messaggio che gli abbiamo mandato era chiaro, che l'avevano capito e che si sarebbero mossi di conseguenza. Poi, sa, io non faccio il portavoce di Conte, quindi non so dirle cosa farà o come si muoverà. Io ribadisco, che rassicurazione ha dato lei come capo del sindacato? Non era nessuna polemica, voglio essere chiaro, era solo una chiarezza di ragionamento. Noi gli abbiamo detto che è necessario intervenire, credo che anche il governo capisca che se le multinazionali fanno gli accordi con anche il governo e poi non li rispettano, c'è un problema di credibilità e che riguarda non solo i lavoratori e i sindacati. Mi scusi. E allo stesso tempo, proprio perché l'altro tema di cui abbiamo discusso con Conte, concludo subito, è gli investimenti nel Mezzogiorno e la necessità che far ripartire gli investimenti nel Mezzogiorno e la condizione per creare lavoro e uscire dalla crisi, è chiaro a tutti che chiudere fabbriche e perdere posti di lavoro nel Mezzogiorno oggi non è assolutamente accettabile. Mi scusi, le faccio una domanda invece un po' più generale, appunto, so che stamattina siete contenti che il metodo degli incontri a Palazzo Chigi per voi è già una vittoria, ma le faccio una domanda su questo governo, politica. Prima Ernesto Priatoni, importante imprenditore, ci ha detto come fa a stare in piedi un governo in cui c'è dentro il partito che piace ai mercati e il partito che piace alla povera gente. Che ne dice lei di questa obiezione? Che io sono abituato a fare i conti con la nostra democrazia parlamentare. Per me il governo del Paese è quello che ha preso i voti della maggioranza delle forze politiche in Parlamento, punto. Dopodiché io faccio i conti con questo e sono venuto qui a nome dei milioni di iscritti alle organizzazioni sindacali, dei milioni di giovani e dei lavoratori e dei pensionati di questo Paese, perché noi oggi al governo gli abbiamo detto che siccome loro hanno preso i voti dicendo che vogliono essere il governo della svolta e del cambiamento, per noi la svolta volte il cambiamento e se si crea lavoro, se si abbassano le tasse per chi le paga, se si lotta contro l'evasione fiscale, se si fa ripartire l'economia, e noi ci batteremo e giudicheremo il governo per questo. Grazie Maurizio Landini, mi venga a trovare in studio. Grazie a voi. Allora, voglio tornare un attimo ai lavoratori, vedo che c'è parecchio movimento tra i lavoratori. Franco, ha ascoltato? Sì, ho ascoltato. Allora io dico, vorrei dire una cosa al segretario Landini. Bisogna venire giù da noi a Napoli, starci vicino. Vedi questo striscione emblematico? L'ha scritto mia figlia. Se Edoardo lo fa vedere. L'ha scritto tua figlia questo. Anche noi parte lesa e figli degli operai. E certo che sì. Una ragazza laureata in scienze politiche due mesi fa ha deciso di andare via dalla nazione delle banane, perché così si chiama oggi l'Italia, è una nazione delle banane. Non è possibile chiudere uno stabilimento, di eccellenza. È così. Non siamo secondi a nessuno, vogliamo essere misurati.
Allora, Franco, Conte di venire qua in fabbrica e anche Landini. Ah, già è venuto a stagione a Teduccio, ha detto addirittura che si poteva creare un'alleanza tra Apple e Whirlpool per creare qualcosa di innovativo. Adesso è il momento di scendere in campo il signor Conte, perché lui ha dichiarato, quando ha avuto la fiducia in Parlamento, che aveva salvato il sito di Napoli. Ci faccia capire adesso come l'ha salvato il sito di Napoli. Allora, intervenga presso Trump. Allora, scusatemi, questo intervento di Franco è molto importante. Quando noi diciamo che le parole hanno un peso, che le promesse vanno rispettate, che non si può dire tutto il contrario di tutto, non è perché vogliamo fare le pulci alla politica, ma perché dietro le decisioni della politica, dietro le parole della politica, ci sono storie come queste, ci sono storie vere. Dopodiché io sono d'accordo con Franco, i sindacati stessero lì, la presenza è importante, i simboli sono importanti, l'attenzione è importante, io mi ostino a tenere le nostre telecamere aperte per mesi su queste crisi industriali perché sono convinta che appena cala l'attenzione le cose poi vanno nella maniera sbagliata senza la vigilanza di chi deve farlo, per cui stiamoci attenti, Furfaro. Allora, intanto la ringrazio senza piaggeria perché c'è un tema che riguarda la politica e i media. Cioè noi non solo abbiamo avuto un'azienda che si è comportata in maniera scorretta, abbiamo avuto purtroppo anche un governo che ha fatto delle promesse, che quello precedente, che non si sono rivelate tali. E in più abbiamo avuto un paese che era distante sideralmente da quello che avviene. E lo dico, guardi, anche rispetto al mio partito, perché essere sui giornali con una scissione di palazzo anziché magari sulla vertenza Whirlpool segnala distanza dal paese reale. Ma mentre c'erano quei lavoratori, guardi, non me lo scorderò mai perché era Ferragosto, c'era tutto il paese ancora a parlare delle barche al largo di Lampedusa perché sequestravamo le persone, e c'erano dei lavoratori alla Whirlpool là a presidiare. C'era uno di quei lavoratori che ha detto una frase che è ovviamente emblematica per quel territorio, dicendo: non diamo altri bracci alla camorra, perché là non c'è solo il tema di chi perde il lavoro, del mezzogiorno, del sud, ma c'è il tema anche di territori difficili in cui le persone che diventano disoccupate, se non arriva lo Stato, se non arrivano le aziende a dar lavoro, arriva la camorra. E quindi altro che partito del mercato, così siamo proprio chiari. In questa vicenda lo Stato deve intervenire e garantire che ci sia la salvaguardia occupazionale e una dignità per quelle persone, perché il mercato porta anche degli effetti distorsivi, per cui la globalizzazione ha ridotto la sinistra allo zero virgola e ha portato povertà e disoccupazione. O si governa o fallisce pure questo governo. In tutto questo, scusate, naturalmente voglio aggiungere una cosa, quei lavoratori lì non vogliono i sussidi, vogliono il loro lavoro, lo sanno fare anche bene il loro lavoro. Ha detto Franco, abbiamo le certificazioni di qualità, abbiamo avuto i premi. La cosa terribile di queste storie, che non è gente che chiede di avere i soldi a casa a fine mese, è gente che chiede di continuare a far bene il proprio lavoro. Priatoni, vedevo che scuoteva la testa mentre parlava Landini, perché? Perché quando Landini dice che la democrazia parlamentare è quella con cui ci dobbiamo confrontare e che quindi se ci sono questi numeri bisogna fare conto con questi numeri, dimentica una cosa però, che nessuno dei 5 Stelle ha detto che avrebbe fatto mai un governo col PD e nessuno del PD avrebbe mai detto che avrebbe fatto un governo con i 5 Stelle. Quindi io non lo so che cosa voglia significare politicamente questo fatto, ma io lo chiamerei da un certo punto di vista un tradimento anche verso gli elettori, perché gli elettori che hanno votato 5 Stelle o hanno votato PD evidentemente non pensavano ad un governo. Ma non avevano votato così come quelli che avevano votato la Lega e 5 Stelle non si sono ritrovati un altro governo. Esattamente uguale la Lega, cioè, mai, quello precedente non mai valeva. Con 5 Stelle e i 5 Stelle mai con la Lega. Ma io sto parlando, io non l'ho interrotta, faccia bravo, che io non ho nessun partito da difendere, non ho voti da raccogliere. Va bene, allora la stessa cosa è successa nel governo precedente, cioè anche la Lega aveva detto mai con i 5 Stelle e i 5 Stelle hanno detto mai con la Lega, eppure si è fatto così, è un segno della decadenza evidentemente di questo paese. Vorrei anche dire una cosa, che quando precedentemente Peter Gomez ha detto una cosa che mi sembra interessante, cioè quando dice il PD si dovrà adeguare perché dovrà essere, dico io una parola che non ha detto lui, ma il significato era lungimirante, ecco, io la lungimiranza in questo paese qui non credo proprio, perché ho avuto troppe dimostrazioni di cortomirante, non di lungimirante. Allora, voglio sentire Simonetta e Agnello Horn su questo, perché
Ci sono due temi, uno è la parola agli elettori, diceva adesso, no, Priatoni, poi naturalmente sappiamo bene che è un sistema tripolare, ci sono mille problemi, però insomma certamente ci sono degli elettorati che hanno votato per un partito in una campagna elettorale in cui si diceva peste e corna dell'altro, sia nel caso della Lega che in quello del PD, sono perfettamente d'accordo su questo con Furfaro e Velardi, la cosa, insomma, le situazioni sono pari, e invece si ritrovano governi non scelti da loro, e dall'altra parte c'è il tema anche delle promesse mancate, cioè di quanto poi la politica perda il contatto con la realtà se promette cose che non accadono. Per ora in Europa c'è una confusione totale, c'è un'arroganza, c'è un'umiltà, non sappiamo più cosa fare, dove andare, come farlo. Io da Londra vedo come questa Inghilterra, che pensavo fosse più ordinata in Parlamento, è diventata un caos, e loro sono come headless chickens, sono i polli a cui si taglia la testa e corrono con la testa mozzata. Questo è il Parlamento inglese, e qui in Italia lo copiamo un po'. Si dice in inglese? Questi, come? Questa... headless chickens, è una delle frasi più belle che esiste. Chicken. I galli senza testa. Polli senza testa, sì. Che girano, non sanno che fare. E questo è un problema europeo, grosso. Grosso, da cui dobbiamo veramente iniziare da zero. Riprendere le lezioni a scuola. È mondiale, però parliamo dell'Europa, il mondo non ci arrivo, io ho già due paesi, sono tanti. Ci sono... che si può, Priatoni. Io vado lì piano, e da lì si deve cominciare. Ci sono delle belle realtà, io vengo da Madrid a un congresso della Sant'Egidio, non è politica, ma è la vera politica a livello più basso, che è il più importante, i malati, i poveri, gli emigranti, in tutto il mondo. C'è tanto in Italia, io dall'Italia vedo... E credo che l'Italia si riprenderà molto meglio dell'Inghilterra, perché abbiamo un qualcosa di più, abbiamo un grande amore, cioè, secondo me. Secondo me il tessuto connettivo siderale è ancora sano, perché invece qui si dice il contrario, che il paese ha perso questi buoni sentimenti in qualche Siamo modo. Siamo tutti disfattisti, io sono una che vive di speranze. Grande. Per cui bravissima. Avete ragione. Venga più spesso in Italia, cara Simonetta, vado in pubblicità. Noi dobbiamo far sì che ci sia il contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma il posto fisso non c'è più. Non c'è più il posto fisso, perché è cambiato il mondo. Davanti al mondo che cambia, la risposta del centro-sinistra è stata cambiare le parole d'ordine. Con il Jobs Act targato Renzi non si parla di tutele limitate, ma crescenti. Non meno certezze, ma più opportunità. Nel 2014 aggrapparsi a una norma del 1970 è come pensare di prendere un iPhone e di dire dove lo metto il gettone del telefono. Utilizzare l'articolo 18 come la nostra battaglia è prendere una macchina fotografica digitale e cercare di inserirci il rullino. La priorità non è più salvaguardare i diritti conquistati, ma cogliere le sfide. Vuol dire partire la mattina e avere voglia di rischiare. E avere il coraggio di dire che ogni giorno è quello buono per investire sul domani. I risultati del Jobs Act, declinazione renziana della Flex Security, che ha già cambiato il resto d'Europa, però non bastano ad arginare la crisi. Per un elettorato impoverito, ciò che arriva dai confini aperti non è più un'opportunità, ma competizione sleale. All'insicurezza Movimento 5 Stelle e Lega rispondono con la promessa della protezione. Difendendo i confini, la destra sovranista promette di tutelare i cittadini dalla concorrenza per il welfare. Però una casa popolare, la casa popolare va prima a un italiano. E di difenderli dai diktat europei. Prima di fenomeni dall'Europa, e oggi è arrivato un tizio che ha detto: io sbagliato, dovete riportare la legge Fornero. Ma neanche se arriva a Padre Pio. Anche i 5 Stelle offrono un riparo. Abbiamo permesso a quelle famiglie che fino a meno di un anno fa sopravvivevano sotto la soglia di povertà di percepire un reddito pari a 780 euro mensili, garantendo prima di ogni altra cosa la dignità. Alla mancanza di lavoro si rimedia con un sussidio, alle delocalizzazioni si risponde con un decreto punitivo. Purtroppo non c'era ancora la legge che abbiamo appena fatto sulle delocalizzazioni, perché d'ora in poi
quello che è successo a voi non potrà più accadere, perché noi li mettiamo in mora e gli facciamo pagare anche una penale. Oggi chi spingeva a mettersi in gioco e chi promette protezione governano insieme, dovranno trovare la quadratura del cerchio, ammesso che esista. Allora, torniamo a questo grande tema, protezione versus opportunità. Naturalmente è vero che il posto fisso in molti casi non esiste più, è vero che ai nostri figli dobbiamo insegnarlo, ma Franco, 58 anni, che ha fatto bene il suo lavoro, ha diritto ad avere il suo lavoro, e questo è il problema. Miluzzi? Sì, Mirta, allora l'assemblea si è conclusa con animi tesissimi, caldissimi, hanno deciso gli operai di uscire dall'assemblea dello stabilimento e andare a occupare Viale Argine, che è la via di lunga percorrenza davanti alla fabbrica. Non sappiamo ancora, non sanno nemmeno loro se continuerà invece l'occupazione anche verso l'autostrada, però sicuramente è partita così la risposta degli operai della Whirlpool alla decisione dell'azienda di chiudere lo stabilimento. Adesso si sta creando una sorta di corteo che appunto bloccherà questa strada, l'ha già bloccata in realtà, Edoardo, se possiamo inquadrare il camion che ha fermo le prime macchine che sono state fermate, il traffico adesso bloccare tutta Napoli, perché se tu blocchi qua, blocchi l'autostrada, blocchi tutto. E questa è la prima protesta, appunto, vediamo di capire di più le intenzioni con Raffaele. È partita la protesta in questo momento? Sì, è partita la vera avvertenza in questo momento. Dove andate adesso? Andiamoci a prendere. Stiamo camminando, non lo so. Andiamo a prendere un caffè. Ecco, come vedi è una protesta, diciamo, nata dai sindacati interni più che altro dell'RSU, che hanno deciso di iniziare subito la protesta contro la decisione dell'azienda di chiudere lo stabilimento di Napoli, non aspettare, diciamo, anche l'incontro di domani con tutti gli altri stabilimenti del gruppo che chiederanno di entrare in sciopero, solidarietà nei prossimi giorni. Ecco, è partito adesso la protesta ufficiale degli operai Whirlpool di Napoli contro la decisione della chiusura. Sono cori che abbiamo già sentito, Mirta, più volte a Roma, volte. A Napoli, hanno promesso anche di andare a Varese, lo stabilimento più importante della Whirlpool. Franco, andiamo a prenderci un caffè, questo è il nostro slogan, andiamo a prenderci un caffè. Quando sentite andiamo a prenderci un caffè, significa andiamo a bloccare. Dove andate quindi, autostrada? Andiamo da tutte le parti. Allora, ci possiamo anche andare dal Papa. Allora, voglio parlare con Claudio Velardi, voglio anche dire che si arriva a questa scena dopo molti mesi di incontri, di promesse, insomma sono davvero... Io voglio dire questo, allora il governo in questa situazione deve intervenire, loro fanno molto bene i lavoratori a fare appello a Conte, giustissimo, però, e sottolineo tre volte però, questa crisi della Whirlpool è figlia del fallimento del sovranismo, perché se è vero che c'è una dell'ideologia del sovranismo, perché se tu pensi di stare dentro i tuoi confini e di proteggere le fabbriche, i lavoratori, ci sarà qualcuno che è sovranista più di te. Nel caso, compreso, diciamo, gli americani, compreso, cioè Trump, no, prima, e tu sei fregato. America first. Allora la tragedia di Salvini e di tutte le sciocchezze che va dicendo è questa qua. Il sovranismo non protegge questi lavoratori. Questi lavoratori possono essere solo protetti in una dimensione globale, attraverso il dialogo con gli altri paesi, con gli Stati Uniti oppure con l'Europa quando è il caso. Questo è il punto, ora capisco che non è questa la risposta ai lavoratori, i lavoratori vogliono il posto di lavoro, hanno ragione, ok, e quindi nell'emergenza interviene lo Stato, ma il problema di fondo è che noi da anni stiamo dicendo questa sciocchezza colossale del sovranismo e nessuno si oppone, neppure la sinistra, Marco, perché anche il PD una parola vera, seria, contro il sovranismo, non la dice. Allora, vedevo che Priatoni non era d'accordo, perché Priatoni? Ma perché io dico che capisco che i problemi dei lavoratori della Whirlpool, per l'amore di quel Dio, ma non è risolvendo il problema dei lavoratori della Whirlpool che risolviamo il problema globale. Il problema è assolutamente globale e parte anche da una considerazione. Dovremmo pensare come mai i paesi che proteggono di meno i lavoratori, cioè la Svizzera e gli Stati Uniti, sono i paesi che hanno meno disoccupazione. Cioè bisogna pensare in termini globali oggi, non si può pensare evidentemente di risolvere i problemi man mano che saltano fuori. Mi dà non ho capito, mi scusi, lei mi sta dicendo che è l'eccesso di diritti che fa perdere posti di lavoro nel nostro paese? No, no, bravo, follia.
Guardi, guardi, guardi quanti imprenditori italiani hanno aperto delle aziende nel Ticino, creando posti di lavoro, con italiani stessi che fanno i frontalieri e vanno a lavorare nel Ticino, perché evidentemente l'imprenditore i conti li fa esattamente come li fa chiunque altro e decide che è meglio investire in paesi come dire, dove queste protezioni non ci sono. Allora, io purtroppo devo andare in pubblicità, gente, perché sono in esubero. Ma si mette a cantare bandiera rossa Furfaro, no, secondo me ci sta tutta. Dopodiché devo andare in pubblicità, Furfaro, mi dispiace. Pubblicità, continuiamo a seguire i lavoratori, sta arrivando anche Roberta Lombardi e Alfredo Buccini. Scusate, devo andare di corsa, perdonatemi. Eccoci qua, abbiamo braccato in strada, ammetto le nostre colpe, per Ferdinando Casini, ma era un'occasione troppo ghiotta, quindi non l'abbiamo mollato. Salve Casini, ben trovato. Mi avete adescato, questa è la parola giusta, e la sua collaboratrice di Ludovica, mi ha usato quasi maniere forti per bloccarmi. Vabbè. Allora, Casini, mi dica una cosa, la vedo molto allegro, perché a lei piace quando la politica si muove, nascono i nuovi partiti, cosa pensa di questa mossa di Renzi? La interessa, no, la incuriosisce? Io ne ho fatti... Io anzitutto la vedo come spettatore, non sono consigliere occulto e palese di nessuno, ormai alla mia età di partiti ne ho già fatti, ne ho già disfatti, adesso basta, abbiamo già dato. Io sono un sereno battitore libero, sto bene, vedo le cose, una cosa vera che vedo è che lo spazio politico per un partito come quello che Renzi sta cercando di organizzare mi sembra che ci sia, questo è chiaro. Non è un pazzo. Quindi lei lo benedice Renzi, ma non entra nel suo partito. No, non ha bisogno di benedizioni. Io dico che sono anche preoccupato che questo partito possa alla fine finire per indebolire il governo, perché questa è una possibilità concreta quando ci sarà bisogno di visibilità per sostenere le tesi e le proprie battaglie politiche. Però al di là di questo, Renzi è un temerario fiorentino, però credo che lo spazio politico ci sia. Anche perché indubbiamente la scelta del Partito Democratico di aprire il governo a LeU, agli amici di Bersani e D'Alema, per carità, persone rispettabilissime, ma politicamente è la negazione sposti di tutto quello che il renzismo tutto aveva significato. Mi venga a trovare in studio Casini, così non ho più bisogno di adescarla in strada. Bene, va bene, se mi promette di non adescarmi vengo, arrivederci. Arrivederci. Allora, mi scuso con Roberta Lombardi per questo fuori programma, le do il benvenuto, ben tornata alla Reghettina, do il benvenuto a Alfredo Buccini. Buongiorno. E a questo punto mi giro al volo. Oggi è più allegro, è allegro anche lui come Casini, perché lui è allegro quando Casini quando è allegro piove. Quando nascono i partiti, lui quando piove è allegro, ognuno ha i suoi gusti. Infatti qualcosa arriva, perché ieri, se ricordate, di nuvole ce n'erano poche, oggi ce ne sono un po' di più, ma soprattutto più o meno sulle coste venete, da questa mattina c'è qualche temporale che si accende e si spenge, ed era quella la zona un po' nel mirino. Vediamo questa sequenza delle piogge previste nella prima parte della giornata di oggi, vedete compaiono solo al nord, ormai sono calcolate fino alle 2, quindi siamo quasi arrivati, poco al centro-sud. Nel pomeriggio, serata, vedete che qualche pioggia si presenta anche al centro-sud, soprattutto sulle zone interne, fra Alta Lombardia, Piemonte, anche qualche fenomeno un po' più intenso, quindi qualche temporale o qualche rovescio. Come si sviluppa questa situazione? Domani migliora al nord con piogge residue, ma tende a migliorare, mentre sulle zone del centro l'instabilità è piuttosto forte. Vedete, zone interne, Adriatico, ma anche vicino alle coste tirreniche, zone interne del sud peninsulare. Insomma, c'è una bella situazione di instabilità che in realtà venerdì si attenua molto. Troppo presto, come ti dico. Dillo con tranquillità. No, troppo non presto, piove si attenua, venerdì, si può dire, restano deboli piogge, quindi il tempo migliora. Venerdì, forse migliora anche sabato. Domenica un macello, va bene, ho capito. Grazie, dottor Corona. Allora,
Roberta Lombardi, io vorrei partire con lei da due elementi che siamo esterni a questo studio. Uno sono le parole di Pier Ferdinando Casini sul rischio per il governo, che poi io voglio dire una cosa, perché forse non tutti lo sapete, ma questa signora è stata una sorta di levatrice di questo governo, di mamma di questo governo. Addirittura un mio autore l'ha incontrata in Parlamento il giorno della fiducia e lei ha detto: sono venuta al battesimo di questo governo perché lo sento un po' anche mio. Quindi insomma è una avevano persona... titolato che ero la madrina, quindi la madrina. Giustamente la madrina va al battesimo. Quindi diciamo che insomma lei è interessata a questo governo. Tra l'altro guardi che il bebè che è nato, no? Potrebbe avere la faccia di Maio, potrebbe avere la faccia di Zingaretti, invece secondo il nostro Carli, guardi che faccia c'ha. Allora, però invece la cosa seria è quella che ha detto Casini, cioè l'uscita di Renzi può essere un rischio per questo governo, lo può rendere meno stabile secondo lei? Allora, prima di tutto c'è da dire che nella vita è bello avere delle certezze, una di queste è che Renzi è sempre Renzi, insomma, in ogni sua manifestazione. A me ha colpito una parola che ha usato, un aggettivo che ha usato Casini definendolo temerario. Io lo definirei un temerario autoreferenziale, perché in questo momento è molto più temerario e molto più coraggioso cercare di unire varie forze politiche che si sono contestate negli anni per un progetto comune di paese, perché abbiamo le clausole dell'IVA da sterilizzare, perché abbiamo un esercizio provvisorio di bilancio da evitare. Abbiamo delle cose da fare, abbiamo da intervenire, aiutare e stare accanto agli operai della Whirlpool che ieri hanno ricevuto questa mazzata. Adesso voglio arrivarci, questo è molto importante. E concentrare tutta la discussione, francamente, su un'operazione di Renzi che secondo me è insignificante sotto due punti di vista. Prima, da cittadina, dico: che spazio politico c'hai, che programmi porti, che valori porti, dove guardi? Al centrodestra? Vai a prendere i fuoriusciti di Forza Italia che non andranno con la Lega? Può essere importante, perché un PD renzizzato può essere forse più facile da fondere con 5 Stelle, se questo poi è progetto politico a lungo termine. Io questo non lo so che adesso abbiamo delle cose da fare, quindi diffusioni francamente non ne voglio assolutamente parlare. Però perché... gli di un'alleanza, a lei le sembra positiva, per esempio in Umbria? Sui temi, no? Sempre, sui temi civico. Noi l'abbiamo fatto nel Lazio e per questo poi sono stata soprannominata la madrina, quindi sui temi l'alleanza è sempre con chiunque ci sia. Tra il Lazio ha fatto con uno a caso, il patto l'ha fatto con Zingaretti, che non a caso è il dante causa del governo. Adesso arriviamo anche alla Whirlpool, però volevo sentire Goffredo Buccini anche su questo, no, su questa possibilità che questi due mondi poi trovino davvero, sì, una compattezza oltre. Non lo so, nel senso, la cosa che mi chiedo, che le chiedo davvero, è se voi non temete il disorientamento dei vostri. Io so che lei si è sempre spesa, peraltro ho anche trovato suoi interventi sul sito suo molto critici verso il PD al tempo di Mafia Capitale, ha detto cose molto dure anche su Zingaretti. E mi domando se non temiate il disorientamento vero del vostro elettorato, nel senso non ci capisco più niente, che a questo punto c'è un... Peraltro lo avete appena, come dire, abituato a un rospo, cioè Zingaretti, e salta fuori un altro rospo, perché guardi che non è vero che Renzi è ininfluente, è il terzo incomodo. Cioè voi vi trovate al governo non in due, ma in tre, diciamo, mettendo che anche lei un tre e mezzo. Come Craxi ai tempi di Forlani e Berlinguer, ma noi non siamo non la Democrazia Cristiana e sicuramente Zingaretti non è Berlinguer. Però voi aspirate un po' a essere la Democrazia Cristiana. Di Maio aspirerebbe a essere la Democrazia Cristiana. Non credo che ne abbia la statura, ma gli piacerebbe tanto. Però la domanda di fondo che ha fatto Goffredo è molto importante. Quanti rospi possono ingoiare gli elettori dei 5 Stelle abituati ai VAF, abituati a onestà, abituati alle scatolette di tonno? Piano piano li vedono mutare sotto i loro occhi. Questo è un tema importante, no? Allora, c'è sicuramente una strambata in velocità, non dettata da noi, perché noi, come dire, eravamo avviati verso un governo giallo-verde e che abbiamo dovuto governare, perché come dicevo prima... C'era vento al papete, quindi... C'era molto vento al papete. Salvini ha strambato all'improvviso, così. Perché c'erano tutta una serie di conseguenze concrete che poi sarebbero entrate nella quotidianità dei cittadini, perché se io mi vedo arrivare su qualunque tipo di bene o servizio che vado a comprare un IVA dal 22, che già insomma è difficilmente sostenibile, al 25,5 o dal 10 al 13, capite che in più significa andare in esercizio provvisorio di bilancio, che significa tecnicamente questo, che non puoi più progettare investimenti, la politica non può decidere dove spendere i soldi e non puoi più neanche andare a legiferare, perché si crea praticamente un'ordinaria amministrazione che impedisce, si blocca tutto. Si blocca tutto.
Di fronte a questo, io capisco la rapidità e capisco anche il disorientamento delle nostre persone, però glielo stiamo spiegando, stiamo andando come sempre, siamo sempre disponibili sul territorio, andiamo a incontrare, andiamo anche adesso è ricominciata la stagione televisiva, quindi siamo presenti ovunque, proprio per capire che a un certo punto tu devi anche decidere se continuare, questo grill è stato secondo me geniale, un'epoca importante che è stata l'epoca... Grill si è ripreso il partito proprio in un nanosecondo... Meno male. Lei è contenta, va bene. È molto critica la gestione del giovane Di Maio. Di Maio, cioè, lo è sempre stato. Penso. No, io sono critica non assolutamente nella gestione di Luigi, sono critica in una gestione che non sia collegiale, perché noi nasciamo come un'intelligenza collettiva e finché ci muoviamo in questa maniera è il nostro, la nostra cifra distintiva, la nostra identità è il metodo con cui facciamo le cose e questo deve rimanere sempre l'obiettivo. C'è una cosa molto interessante che ha detto secondo me, l'identità e il metodo è una cosa il che... Il fatto insomma... che l'anno di Di Maio avesse schierato il partito sotto Salvini, a lei piaceva o non piaceva? Diciamo che era anche molto difficile entrati al governo con una personalità, come dire, ingombrante come quella di Salvini, anche molto scafato. Sono 26 anni che fa politica. Il doppio dei voti c'erate, prima di buttarli tutti a mano c'erate il doppio dei voti. Lo so e sicuramente errori ne abbiamo fatti, assolutamente. Certo. Nessuno si nasconde dietro un dito, men che mai io. E quindi, però, abbiamo io sono sicura che abbiamo imparato e che quindi... Mi perdoni, mettere... è importante andare a Napoli. Certo. Sì. La Whirlpool, i manifestanti sono arrivati sull'autostrada, stanno bloccando la strada. Andrea, spiegami che succede. Sì. Mirta, allora sono appena entrati sulla Napoli-Salerno, sullo svincolo vicino alla fabbrica, bloccando il traffico in direzione Salerno. Come vedi, questo operaio si è appena messo a sedere davanti alle prime macchine che percorrevano appunto il tratto autostradale. Tutti gli operai, facciamo vedere il corteo, ecco alle nostre spalle, stanno confluendo qua in autostrada per bloccare il traffico e dare così un segnale all'azienda della loro contrarietà alla chiusura. Scusami, quanto durerà questa occupazione? Dipenderà, non lo so, ma vediamo. Siete molto arrabbiati, pare di vedere. Incazzatissimi. Allora, scusami, quanto Andrea. Quanto serve in autostrada? Quando serve. Non c'è l'inizio, non c'è l'altro. Sì, Mirta. Allora, spiega bene per l'autostrada quanto è importante e dove porta e io voglio sempre ripetere ai telespettatori, dato che poi ci sono anche gli automobilisti che saranno molto arrabbiati anche loro, che si arriva a questo dopo molti mesi di proteste, dopo un presidio estivo. Questi lavoratori sono arrivati con disperazione a fare questo. Non è un capriccio, lo voglio dire, è importante. Andrea. Sì, questo è il tratto autostradale Napoli a Salerno, siamo a 2,5 km da San Giorgio a Cremano, sta arrivando anche la polizia, in questo momento lo potete vedere, Edo, inquadriamo anche se vuoi. La polizia che sta arrivando, siamo a 2,5 km da San Giorgio a Cremano sul tratto della Napoli-Salerno in direzione Salerno. Gli operai sono quasi tutti, Mirta, saranno quasi interezza dei 420 dipendenti Whirlpool che, come dicevi tu, da 4 mesi sono in un presidio permanente davanti alla fabbrica, presidio che è continuato, che è ricominciato in maniera notturna anche questa notte. Allora, aspetta un attimo, voglio sentire un commento di Roberto Lombardi. Lei ha detto la nostra identità è il metro, la vostra identità ai miei occhi da osservatrice e anche dare voce a chi non ce l'ha. Questi lavoratori sono in una difficoltà enorme, sono brave persone, hanno lavorato bene. Avevano partecipato a dei tavoli al Ministero dello Sviluppo Economico. Hanno avuto rassicurazioni. Ma l'azienda si era impegnata a quel tavolo, quindi di fronte all'istituzione e di fronte ai lavoratori, a rimanere in quel tavolo. Ti volevo fare una domanda politica importante. Io c'ero quando loro erano sotto al Ministero e i cori erano Luigi, aiutaci tu. Cioè, loro hanno avuto una grande fiducia nell'arrivo al Ministero della vostra forza e politica. E infatti ha portato quel protocollo che però è stato unilateralmente disatteso dall'azienda con un annuncio ecco, ieri. Ma non avete paura che poi alla fine la realtà si mangia tutte le promesse? Cioè, quello che voi dicevate degli altri partiti, no? Dicono e poi non fanno, sta capitando tal quale, questi lavoratori sono delusi. Allora, la realtà non è una realtà, non è qualcosa di immanente, la realtà la facciamo ognuno di noi nella quotidianità, quindi io sono sicura che Luigi da Ministro dello Sviluppo Economico ha avuto la capacità intanto di trovare una soluzione che aveva impegnato le parti, se poi una di quelle parti in maniera del tutto unilaterale e arbitraria, dopo che ha preso degli impegni precisi, come se io e lei facessimo un contratto, ci mettiamo d'accordo e poi lei a un certo punto dice sai che c'è quel contratto è carta straccia, arrivederci e grazie. Allora,
a quel punto devi ricominciare a riprogettare un'altra realtà. Adesso so che c'è un'interlocuzione aperta anche con Palazzo Chigi. Sì, no, domani si rivedono a Palazzo Chigi, sì. Giusto? Mi confermate? Sì. E siamo noi gli attori che facciamo questa realtà. Il fatto che però le crisi industriali siano aumentate di numero nell'anno di gestione di Di Maio le aumentate dice... non sì, mi sì, risulta. Sì, ce ne stanno credo 40 in più. E peraltro l'Ilva è in condizioni quasi... Questo è uno scherzo se esplode la crisi industriale dell'Ilva. Quindi, voglio dire, questo le suggerisce forse qualcosa sulla gestione di quest'ultimo anno, di cose da rivedere, di approcci sbagliati? So che, anche perché io mi occupo di lavoro, quindi in Regione Lazio, me ne occupavo anche in Parlamento, sì, prima, e sono in contatto costante ovviamente sia col Ministero del Lavoro che col Ministero dello Sviluppo Economico. E abbiamo visto una gestione di tante crisi sul territorio laziale, ma anche molto più piccole ovviamente, che fanno, certo, anche meno rumore. E poi ci sono quelle che sono state portate a buon fine. E poi ci sono queste situazioni, tra cui anche Ilva che giustamente citava lei, che come dire, si trascinano anche lì. Probabilmente continuare a cercare di perseguire degli schemi che sono stati seminati da altri, perché io mi ricordo che quando Luigi Di Maio si è insediato il 1 giugno del 2018, dopo 2 o 3 giorni c'era da risolvere diciamo il contratto con ArcelorMittal, sì, eccetera eccetera, e ci siamo trovati in un quadro già definito, tant'è che poi ci fu anche insomma la famosa querelle tra Calenda e Di Maio. Però quello che stai dicendo Boccini, che la realtà è un po' più complicata, cioè, anche che faccio la legge per evitare che lo fanno le localizzazioni. E non è vero, le fanno le tue localizzazioni, se ne vanno, se ne fregano, cioè la realtà è tanto complicata. Però mi devi restituire soldi, e questa è una norma che abbiamo fatto noi. La realtà è complicata, ma non stiamo negando questo. Però è anche vero che non ci possiamo rassegnare a dire la realtà è complicata, alzo le mani e quindi dico che cosa posso fare. Uno ci deve mettere, per questo dicevo la realtà la facciamo ognuno ci deve mettere del suo meglio. Se io devo faccio una norma, la devo far rispettare. Monitoriamo quello che sta accadendo sull'autostrada, la situazione è molto drammatica. Fra pochissimo torniamo con voi. Dei lavoratori della Whirlpool, sono parlati con gli automobilisti, alcuni hanno offerto anche dell'acqua, perché poi questo paese, che se ne dica, è anche un paese solidale. Detto questo però, bisogna fare una domanda a Roberta Lombardi. Il futuro di questo governo, il lavoro dove lo porterà? Perché voi siete il partito del decreto dignità, loro sono il partito del Job Act, una larga parte anche di quelli che rimangono nel partito. Il tema del lavoro è un tema che come affronterete? Perché per me è il tema. Assolutamente, ed è sviluppato diciamo nella fase 2 del reddito di cittadinanza, perché adesso sono partiti, o meglio da qualche mese sono partiti gli assegni, quindi diciamo la parte di sostegno al reddito, e adesso si sta lavorando, anzi da qualche mese si sta lavorando con le regioni per mettere in funzione finalmente i centri provinciali per l'impiego che dipendono dalla regione, per andare a riformare. Lei ci crede che quella roba lì funziona? Perché la fase 2 è molto complicata. È assolutamente la fase più complicata. Assolutamente, e deve funzionare, ma non è che deve funzionare perché è il progettino del Movimento 5 Stelle, deve funzionare perché deve rimettere in piedi un'economia. Mi dica una cosa, ho letto la sua intervista e qui dice: è finita l'era del vaffa. E in effetti Grillo è come se avesse aperto una nuova era, ma in questa nuova era cosa diventerete? Diventerete un pezzo della sinistra? Diventerete un PD 2.0? Allora, quello che dicevamo prima, i temi sono sicuramente importanti, e sui temi a volte veniamo connotati di essere di sinistra, a volte veniamo connotati di essere di destra. È il metodo, la cifra distintiva del 5 Stelle. Quanti più cittadini porterà ad innamorarsi della politica, a capire che la politica influisce nella quotidianità della nostra vita, su ogni singola scelta, da cosa comprare, dove andare a vivere, che lavoro farò, se perdo il lavoro dove andrò, i miei figli, li posso fare, non li posso fare, dove li educo, eccetera, eccetera. Quello è il futuro del 5 Stelle, portare gli italiani di nuovo a innamorarsi. Una battuta di Goffredo, sì, che devo chiudere. È molto bello, io le voglio chiedere però, lei ci crede nella democrazia rappresentativa? Io ci credo, contemperata da democrazia diretta, perché se i rappresentanti non ascoltano più i cittadini... Potremmo stare a parlare per un'ora, certo. Questa è una, sì, gran domanda, ma non è il momento, purtroppo non abbiamo tempo. Ringrazio Roberta Lombardi, ringrazio Goffredo Buccini, dico ai lavoratori di Whirlpool che noi continueremo a seguirli sempre finché questa cosa non verrà risolta. Pubblicità, linea TG. Grazie.